Allora, buonasera a tutti Buonasera. quanti. Come vedete, siamo un po' in anticipo perché tanto eravamo pronti e tanto così presentiamo un po'. Allora, noi ci siamo conosciuti al Castello di Montecuccolo, dove io ho registrato la tua presentazione, eccetera, e fra quelle che abbiamo poi ricaricato, insomma, ha avuto più successo di tutte le altre, quindi abbiamo detto, vabbè, facciamone una versione estesa, raccontiamola tutta questa storia, che è molto interessante perché poi va a riprendere anche, insomma, un po' di quelle ruggini che ci sono ancora tutt'oggi nella guerra in Ucraina, no? Perché parlavamo anche di infiltrazioni proprio nel post, diciamo, occupazione sovietica in Ucraina, che è durata fino agli anni 50. Quindi, senza ulteriore indugio, grazie per aver accettato, Alessandro, e raccontaci un po' quello che fai, i libri che hai scritto. Allora, mi chiamo Alessandro Giorgi e prima di tutto devo scusarmi in anticipo con tutti gli spettatori perché ho la voce che, come forse qualcuno avrà già capito, rischia di fare cilecca ogni tanto, ma ieri mi ero svegliato totalmente afono e quindi è stata un'impresa riuscire ad arrivare stasera articolando qualche suono intelligibile, per cui scusatemi se ogni tanto la voce farà cilecca. Comunque, come docente e ricercatore storico, storico militare, mi sono specializzato, quantomeno, mi sono interessato ad approfondire e a ricercare particolarmente e a pubblicare articoli e libri sulla storia militare più recente, cioè Seconda Guerra Mondiale, operazioni clandestine e di intelligence nella prima fase della Guerra Fredda, che sarà un po' quello che in parte tratteremo stasera, cioè dalla metà degli anni 40 alla metà degli anni 50, in termini molto grossolani. Il Vietnam, nel senso per quella che noi occidentali intendiamo la fase americana, la guerra del Vietnam dal 61 al 75, alla caduta di Saigon, e infine gli impegni militari dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia quelli ufficiali che quelli non ufficiali, dalle missioni ONU in Somalia o in Mozambico, all'emergenza altoatesina degli anni 60, che potremmo definire la nostra Irlanda del Nord. Le molle che mi hanno spinto all'approfondimento su ciascuno di questi quattro, di queste quattro macro aree è proprio lo scoprire, il rimettere in evidenza degli aspetti che non sono mai stati approfonditi più di tanto, sono stati semplicemente ignorati. E sono quasi tutti argomenti che hanno per ognuno di noi, appassionati di storia, in particolare di storia militare, ma non solo, un fascino incredibile perché sono tutte storie che ognuna di queste da sola meriterebbe un film, una serie di telefilm, romanzi, perché la realtà è più romanzesca della fiction, come spesso diciamo. Come diceva Mirko, uno dei motivi per cui siamo di nuovo su questo tema, sembrerà strano, ma è così. Io ho fatto fino adesso ho pubblicato tre libri che possono essere considerati dei reference book, la cronaca della Seconda Guerra Mondiale dal 39 al 45, poi seguito dall'edizione in inglese di un paio d'anni dopo, la cronaca della guerra del Vietnam dal 61 al 75. Altri sono in uscita e considerati i tempi dell'editoria. In questo senso, gli stranieri sono come gli italiani. I tempi dell'editoria non sono lunghissimi, oltre ad essere lunghissimi, sono vaghi. È questo che lascia un po' sconcertati quelli che ci si avvicinano per la prima volta. Ma è così. La Schiffer in America mi ha messo sotto contratto per un paio di libri sui cosiddetti vichinghi in Vietnam, cioè i mercenari norvegesi ingaggiati dalla CIA per missioni ad alto rischio sulle coste del Vietnam all'inizio della guerra del Vietnam, e un altro libro sui cosiddetti padri combattenti, cioè i sacerdoti cattolici militanti che organizzavano la resistenza armata fra i propri parrocchiani nei villaggi delle minoranze cattoliche del sud Vietnam. Più in là mi hanno detto che gli interessa, ma sarà per più in là, proprio un libro su queste infiltrazioni clandestine oltre Cortina, cioè le infiltrazioni da parte delle potenze occidentali, di ribelli, dissidenti, sabotatori, informatori nei paesi del blocco comunista. Ho
ho all'attivo all'incirca una quindicina di articoli, per la maggior parte sul mensile Storia e Battaglie, che trattano questi ma anche altri aspetti, perché la mia formazione economica mi ha portato a approfondire anche il discorso delle riserve d'oro sotto minaccia di invasione nemica nella Seconda Guerra Mondiale, la fine che hanno fatto, la fuga, questa caccia al tesoro gigantesca, affascinante e mortale. Tanto è finito in Svizzera, no? Anche quello. Sì, ma ed è veramente affascinante, perché sembra veramente una fiction, invece è realtà, e cose di questo genere. Comunque entriamo nel vivo della questione. Grazie Mirko, sta mandando in onda la presentazione. Poi la metterò scaricabile, quindi se qualcuno se la vuole studiare. Intanto ci saranno da fare dei salti logici, perché appunto, anche se questa sera in teoria non ci sono limiti di tempo, ma il tempo è tiranno, perché non si può, certo, non siamo in discoteca, insomma, non si possono tirare le tre. Nell'immediato dopoguerra, nel senso dopo la Seconda Guerra Mondiale, nell'immediato secondo dopoguerra, le potenze occidentali, in particolare quelle vincitrici e quelle con una maggiore preminenza politico-strategica, cioè gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, ma anche tutti gli altri paesi che erano rimasti qua nel blocco occidentale dalla parte nostra, avevano due problemi, o credevano di averli. Da un lato, non conoscevano assolutamente nulla di quello che era rimasto sotto la sfera di influenza dell'Unione Sovietica, delle società che erano o erano diventate sotto controllo comunista molto chiuse. In quelle società era praticamente impossibile riuscire a estrarre delle informazioni e sapere come andavano le cose, soprattutto dal punto di vista militare, che cosa stessero preparando, non preparando, era dato per probabile un attacco, non certo sicuro, ma era probabile, era considerato probabile di lì a breve, nel giro di pochi anni, un attacco dell'Est nei confronti dell'Ovest. E a questo punto diventava vitale cercare di avere delle antenne sul territorio del blocco comunista, del blocco sovietico, che avvertissero per tempo se c'erano delle preparazioni in una direzione piuttosto che in un'altra, se si trattava di esercitazioni o se invece si apprestavano a fare sul serio. Non era tempo ancora di satelliti, per cui effettivamente questa esigenza di capire se il pericolo era davvero imminente oppure no, portava anche a questa spinta verso raccogliere nel modo che si poteva trovare possibile informazioni all'estero, anche appunto con intercettazioni radio, ma c'era tutto un problema di reperire del personale, delle tecniche, delle esperienze che in gran parte non c'erano. Infine c'era la volontà, lo vedremo poi successivamente, di senza arrivare al punto reale di rovesciare i regimi dell'est, c'era comunque la volontà di tenerli sotto pressione con delle punzecchiature. Vedremo quanto queste operazioni, queste di, diciamo, fomentare, le operazioni volte a fomentare una resistenza, una sovversione che rovesciasse il regime comunista in questo o in quell'altro paese o in più di uno, si conclusero con un disastro per delle premesse totalmente sbagliate, ma in fondo la realtà era che nessuno in Occidente, parlo dei decisori che avevano in mano effettivamente le leve del potere, avevano intenzione di mettere davvero in discussione gli equilibri discussi a Yalta. Quindi anche questo aspetto va considerato. Erano delle operazioni che non erano davvero mirate ad andare fino in fondo, almeno a livello politico. Uno dei problemi del fallimento di queste operazioni, non soltanto in questa fase, ma in generale, fino ai giorni nostri, spesso è uno scollamento fra il livello politico decisionale di alto livello e il livello operativo, dove uno dei due è indietro di una puntata o avanti di una puntata, o nessuno l'ha avvertito che, quindi le cose vanno avanti come se. È uno degli aspetti. Questa è, che vedete adesso, è la cortina di ferro come era nel 1946, cioè il blocco legato saldamente alla sfera di influenza sovietica nel 1946. L'interesse per questa
per questa cartina è semplicemente per far vedere che allora non c'era ancora stata la rottura fra Tito e Stalin, quindi la Jugoslavia, come era allora, era a pieno titolo nel blocco orientale. Mirko, scusa una cosa che mi è sfuggita, puoi mettere un attimo la slide precedente? Ecco. Quella della Polonia, sì. Esatto, per spiegare alcuni alcune delle ruggini a cui accennava Mirko prima. Vedete la Polonia nella parte più a est, il rosso un po' più chiaro, ecco, era la parte di Polonia che poi è stata annessa dall'Unione Sovietica. Quando nel 1939 la Germania da ovest e da nord ha attaccato la Polonia e qualche giorno dopo l'Unione Sovietica ha attaccato da est, la Germania e l'Unione Sovietica si sono suddivisi la Polonia. Quando è finita la guerra, la Polonia, pur essendo schierata fin dal primo giorno, prima vittima di quella guerra, ma essendo schierata dalla parte giusta, come i francesi, spianati in due settimane dall'esercito tedesco, però poi si sono seduti al tavolo dei vincitori, perché erano dalla parte, fra virgolette, giusta. La Polonia è stata trattata sicuramente peggio dell'Italia o di altri paesi che erano con le potenze dell'asse. Quella fascia enorme, che adesso è in gran parte in Bielorussia e in gran parte in Ucraina, fu sottratta e mai più restituita alla Polonia, perché per ironia della sorte, anche dopo il disfacimento del patto di Varsavia e dell'Unione Sovietica, la Bielorussia e l'Ucraina ereditarono, possiamo dire involontariamente, ereditarono i frutti di quell'aggressione. La Polonia fu compensata, se così si può dire, con la graziosa concessione di quelle aree in beige, in marrone chiaro, a ovest e a nord, quella che era la Prussia orientale, la Masuria, che erano aree che erano, come vedete dalla cartina, ben lungi dal compensare le perdite enormi di territorio a est, ma non erano popolate da polacchi. Quindi i polacchi ebbero sicuramente il permesso e l'invito a risolvere la situazione buttando fuori... Come meglio credevano. Guarda, questa ti racconto io un aneddoto, perché mio nonno praticamente era uno di quelli che gestiva la rilocazione dei polacchi nelle case abbandonate dai tedeschi. Proprio in ottica di, diciamo, polonizzare quelle aree che erano a maggioranza tedesca. Per quanto riguarda invece la parte, no, quella in, diciamo, rosso chiaro, che ora vi è parte ucraina e parte bielorusso, c'è anche un motivo politico e storico. Quello è il territorio che i polacchi conquistarono nella guerra del 1920, e quindi era anche un modo di punirli di quella grande sconfitta subita da Tukaczewski alle porte di Varsavia. Quindi punire i tedeschi, punire i polacchi allo stesso momento, che è una cosa fantastica. Solo i russi riescono a fare queste manovre qui, no? Infatti, e come potete immaginare, appunto, c'è una parte, diciamo, vedete, una parte del malanimo che divideva, tra l'altro, ai fini della discussione di questa sera, che ha diviso a lungo i polacchi dagli ucraini. Per fortuna, come amo ripetere, spero poi di non essere smentito nel futuro, ma sembra che con l'aggressione russa all'Ucraina abbiamo potuto vedere nei fatti come questa ruggine molto pesante fra gli ucraini e i polacchi si sia in realtà risolta. Quando centinaia di migliaia di profughi ucraini si sono riversati oltre il confine polacco, abbiamo visto concretamente in televisione la Polonia non solo ha deciso di dare a livello politico, ma a livello volontaristico, cucine da campo, tende, sacchi a pelo, di aver saputo mettere in piedi un'organizzazione assistenziale che senza un volontariato, quindi senza un coinvolgimento sentito di cittadini polacchi, non avrebbe mai potuto essere svolta con quell'efficienza e con quella rapidità, per cui o perché si sentono compagni di sventura, probabilmente, o lo erano già stati, no? Cioè, nella guerra russo-sovietico-polacca gli ucraini erano alleati, che poi furono sganciati dai polacchi, perché era in sostanza, cioè, i polacchi fecero il trattato di Riga e bene o male lasciarono Petliura, che poi scappò in Francia, eccetera. Tagliarono, quindi, come si dice in senso montanaro, tagliarono la corda, cioè i polacchi in questo caso furono lasciati cadere. Questo clima, questa storia reciproca di promesse non mantenute,
di accordi infranti, dove c'era un pregresso accordo fra loro due, poi invece di fronte all'inevitabile ho detto vabbè, mors tua vita mea, a quel punto mi va bene così, e queste diciamo questa infrazione della parola data fu qualcosa che pesò parecchio nell'orientamento antipolacco degli ultranazionalisti ucraini. Okay, gli ucraini si vendicheranno negli anni 30 con le stragi in Volinia, eccetera. Sì, ci sono queste ruggini. Il fatto che oggi riescono ad accantonarle, io lo dico, io sono un cinico, è perché c'è il nemico comune. Come sparisce il nemico comune, ritorneranno a parlare della Galizia, perché ogni tanto gli ucraini vanno a portare omaggio, no? Anche a Bandera, queste cose, che per i polacchi è considerato uno stragista, quindi si ritornerà, non appena le priorità saranno altre, si ritornerà ad avere questo genere mi auguro di no, però abbiamo visto in passato anche proprio fra loro come una potenziale alleanza sia poi sfociata in un abisso di diffidenza e di odio reciproco. Questa cartina che ho tirato fuori da Google di adesso, che mostra semplicemente tempi che ci sono adesso in via aerea tra Wiesbaden e Leopoli, è semplicemente per introdurre con un elemento simbolico qualcosa che poi tratteremo in termini geografici, partendo dall'Artico, dall'estremo nord, giù al Baltico, l'Ucraina, per finire all'Albania. Ci tenevo a farvi vedere questo episodio che inquadra anche un po' in generale quello che era un destino segnato di queste operazioni. Tenete conto che gli americani avevano assegnato un progetto, un team, un nome in codice per le operazioni di infiltrazione di dissidenti, sabotatori, informatori, per ciascuna delle repubbliche o ex nazioni indipendenti o repubbliche autonome dell'Unione Sovietica. C'era un'operazione destinata alla Bielorussia, una alla Lituania, una alla Lettonia, una all'Estonia, una alla Polonia, una all'Ucraina, eccetera. Quindi erano ben dettagliati nel perseguire gli obiettivi regione per regione. Ecco, il 5 settembre del 1949 questo percorso aereo fu fatto da un aereo americano privo di contrassegni di nazionalità per paracadutare nella zona estremo occidentale dell'Ucraina due operatori radio. Non era la prima volta che americani o inglesi attraversavano in volo i paesi dell'est, anche solo per motivi di ricognizione o guerra psicologica, lancio di manifestini, eccetera. Ma era la prima volta che un aereo andava così in profondità e lanciava del personale. Questi due radiooperatori, che rimasero tra l'altro fra i pochi superstiti fino alla fine, prima di essere poi individuati e arrestati anche loro e interrompere le trasmissioni. Gli inglesi mandavano aerei con i contrassegni e le uniformi dei piloti inglesi, perché dicevano se qualcosa va storto loro devono essere protetti dalla Convenzione di Ginevra, eccetera, hanno un minimo di tutela. Quanto poi questa speranza fosse ben riposta o no resta da dimostrare, però non abbiamo nemmeno la prova in contrario. Mentre gli americani, ragionando in termini politici, dicevano non possiamo rischiare di essere evidentemente individuati come la potenza che c'è dietro questa o quell'operazione. Quindi aerei totalmente privi di contrassegni di nazionalità e con piloti mercenari polacchi. Dopo vedremo qualcosa di più, perché i polacchi, anche se molti di quelli che ci ascoltano probabilmente hanno un'idea, E vedrete anche perché, al di là dei motivi geografici, la resistenza ucraina antirussa e antisovietica era forte, soprattutto nell'Ucraina occidentale, carpatica e subcarpatica. Possiamo andare oltre? Aspetta che spiego una cosa, perché mi chiedono perché gli ucraini avevano fatto le stragi in Volinia. Allora, quando i polacchi avevano conquistato quelle zone, vincendo la guerra russo-sovietico-polacca, bolscevico anche se ci vuoi mettere, cominciarono una politica di polonizzazione. Cioè vietavano agli ucraini che vivevano in quelle zone, anche ai bielorussi se per questo, e in parte anche ai lituani, praticamente di esercitare la loro lingua, eccetera. Poi c'è tutto un pregresso storico del regno polacco-lituano,
che ha sempre sottomesso parte della Bielorussia, dell'Ucraina, e quindi c'è anche quello. Gli ucraini semplicemente alla prima disponibilità, insomma, per vendicarsi, appena entrarono i tedeschi, insomma, ne approfittarono. Io ho parlato dei parenti che sono stati uccisi dalle bande UPA, perché abitavano proprio in quella zona lì. Praticamente arrivavano delle bande, ti chiudevano in casa, ti davano fuoco o ti massacravano. È tutto un vecchio rapporto fra questi paesi che va sempre avanti e indietro a seconda, insomma, di chi ha il predominio, di chi prevale in quel momento su queste aree contese. Esatto. O che non sono state mai assegnate definitivamente da una parte all'altra, insomma, un po' come l'Alsazia-Lorena fra i tedeschi e i francesi, solo che a un certo momento i francesi e i tedeschi hanno deciso di farla finita, ma anche lì è stata una cosa tutt'altro che allegra. Dove invece non c'è una situazione così definita, almeno fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, vedremo adesso come va a finire, le cose, tra l'altro appunto in quei tempi, nessuno si preoccupava di avere la mano leggera, insomma, se c'era da... Sì, io ho delle mappe, sai, dei censimenti della Polonia del 1939, e ti rendi conto di come è estremamente a macchia di leopardo. Anzi, guarda, l'ho trovata adesso, questa è una mappa polacca, ne approfitto, la metto in secondo schermo. Questa ti dà un'idea di come erano messi i polacchi. In rosso sono i polacchi. Come si può vedere, le zone che hanno preso sono molto a macchia di leopardo. Certo. Ecco, quindi c'erano molti bielorussi in questa zona, molti ucraini, eccetera. I polacchi, e polacchi. Si vede invece a nord, Prussia orientale, Masuria, e a ovest, dove c'erano esclusivamente, se i blu sono i tedeschi, erano esclusivamente tedeschi. Esatto, quindi si vede moltissimo questa divisione, che addirittura è più verso la Lituania, no? Che non verso le zone che poi presero. Quindi era normale che in questa zona qui probabilmente la maggioranza era ucraina, ecco. Per dire. Quindi questa è una mappa polacca, fra poco. Non è mai, non dico utile, ma non è forse nemmeno producente cercare il bilancino fra i torti e le ragioni, ma vediamo qua che non è soltanto in Africa o in Medio Oriente o nel Caucaso che confini decisi a tavolino col righello avessero ben poco a che vedere con quella che era la realtà etnica o culturale di quella o quella tal'altra regione, insomma. È successo anche qua da noi in Europa, non siamo certo... E questa è una mappa polacca, quindi cioè, più chiara di così, nel senso, se la sono fatta da soli, quindi il fatto che dicevano che un buon terzo di paesi non era maggioranza polacca è abbastanza intuitivo, insomma. Torniamo alla presentazione di prima, allora. Ora la metto su, allora. Spengo, condividi. Dimmi che non l'hai persa. No, io non perdo nulla. No, scherzo, Mirko, ci mancherebbe altro. Andiamo giù, ecco. Rispetto a quella cartina con l'est totalmente rosso che avete visto prima, questa è una mappa del 49 dove già rispetto a quella non c'è più la Jugoslavia, perché la Jugoslavia voleva perseguire una politica più indipendente con una specie di federazione balcanica, questo a Stalin non stava assolutamente bene. La Jugoslavia nella riunione del Cominform a Bucarest del giugno dell'anno precedente, del 48, fu messa sotto accusa e sostanzialmente accusata di trotskismo, insomma, fu messa fuori la Jugoslavia. Per cui la Jugoslavia, pur rimanendo un paese a regime socialista, non era più parte del blocco che faceva capo all'Unione Sovietica, infatti fu prontamente aiutata dagli occidentali che cercavano di guadagnarsi in qualche modo un alleato da questo regalo inaspettato, di questa rottura inattesa, o comunque non prevista, fra Tito e l'Unione Sovietica. Vedete invece che per allora l'Albania era ancora ancorata all'Unione Sovietica, cioè a Mosca. Possiamo pure andare oltre. Ecco, vabbè, la cortina di ferro sulla base dei confini di oggi. Andiamo pure via, che c'è parecchio da vedere. Qua semplicemente siamo tutti appassionati di storia, quindi non c'è bisogno, ma probabilmente i più giovani fra quelli che ci seguono, se come mi auguro ci sono dei giovani, è utile che si rendano conto come la barriera al confine
in mezzo all'Europa, nel cuore dell'Europa, era una barriera fisica. Non c'era soltanto un funzionario di dogana al confine che chiedeva un documento, era proprio una barriera militare con una terra di nessuno a tutti gli sono altri. Abituati a Schengen, capito? No, ma infatti, voglio dire, oggi, senza nemmeno pensare a paesi membri dell'Unione Europea, oggi uno se vuole andare a Belgrado, in Serbia, o a Istanbul, ha bisogno solo della carta d'identità. Non ci sono più. Allora, 3 mesi prima al consolato a chiedere il visto, sperando che te lo dessero e te lo dessero per tempo. Non parliamo poi della moneta. 2 mesi prima delle vacanze, prenotare le dracme per andare in vacanza in Grecia per evitare di essere rapinati al cambio locale, eccetera. Adesso uno può andare in vacanza in Portogallo, in Irlanda, in Finlandia, esattamente con la stessa moneta con cui va in Germania o sta in Italia. Ma non è sempre stato così. Allora, qui ancora una, esatto, la mappa della guerra fredda con gli schieramenti a livello anche militare, perché vedete che è ripreso, diciamo, in rosso quello che era il blocco del patto di Varsavia, quello che si dissolse alla fine degli anni 80, inizio anni 90 con la fine dell'Unione Sovietica. Qui appunto andiamo un po' più sul dettaglio, parliamo, come vi avevo detto, partendo per motivi geografici, vado da nord a sud per quello, all'estremo nord, questo simpatico chalet era la sede del commissariato di frontiera di Kirkenes, nell'estremo nord della Norvegia, dove il responsabile di quella zona, della zona di Varanger Sud, al confine con l'Unione Sovietica, l'allora tenente Schau organizzava, per conto del servizio segreto militare norvegese, le infiltrazioni via terra di uomini addetti alla ricognizione a largo raggio, operazioni clandestine nel territorio dell'Unione Sovietica, per vedere se quell'aeroporto era operativo, che lavori stavano facendo in quella base navale, se lì era soltanto un accantonamento o stavano costruendo una base missilistica, eccetera. Schau, che poi fece carriera sempre nelle guardie di frontiera, era quello che negli anni 50 organizzava questo tipo di incursioni di carattere informativo, su cui poi spenderemo qualche parola. Qui lo vedete, probabilmente è già passato di grado, perché negli anni 60 avanzati, maggiore, lo vedete con l'uniforme scura, esatto, in un posto di frontiera norvegese-sovietico che era stato chiuso a lungo. Lì c'era stato un confronto duro con i russi, i sovietici, che avevano portato a vista della frontiera delle unità blindate, come dire, attenzione, perché noi possiamo farvi male. Questa è la cerimonia, in fase distensiva, era nel 68 se non ricordo male, in cui si apriva questo posto di frontiera. Schau era contrario a questa apertura, ma gli ordini erano di procedere, e quindi lo vedete lì alla cerimonia in cui supervisiona questo momento. Possiamo passare a quella successiva, che praticamente è nella stessa occasione. Qui lo vedete in piedi, è il secondo da destra, lo vedete perché ha l'uniforme scura, ed è appunto, ha fatto gran parte della sua carriera proprio in quella zona dell'estremo nord della Norvegia, che dopo la guerra confinava con l'Unione Sovietica, perché fino al 1939, fino alla Seconda Guerra Mondiale, lì il confine era con la Finlandia. La Norvegia non confinava con l'Unione Sovietica. La Finlandia subì nel 1939, semplifico e perdonate la rozzezza della similitudine, ma la Finlandia sostanzialmente subì nel 39 quello che l'Ucraina sta subendo adesso. L'Unione Sovietica ha preteso, la Finlandia ha detto di no, attacco massiccio dell'Unione Sovietica, che dopo essersi appropriato del 20% del territorio della Finlandia, a quel punto sulla base dei nuovi confini, si trovava a confinare con la Norvegia, che era anche, o sarebbe diventato successivamente nel 49, eccetera, membro della NATO. Guarda, c'è una curiosità, perché io ho postato, ma
parlo di un anno fa, un video dell'intercettazione di Hitler dentro la carrozza col maresciallo sì. Mannerheim, no? Quegli 11 minuti non ufficiali in cui parla colloquialmente piano, con l'accento austriaco a tono basso, è veramente esatto. E c'è una parte assurda dove c'è praticamente Hitler che parlando col maresciallo dice a un certo punto Molotov mi ha detto che praticamente loro vogliono invadere la Finlandia perché la Finlandia rappresenta una minaccia per l'integrità dell'Unione Sovietica, e Hitler ha detto ma veramente mi volete vendere la cosa che la piccola Finlandia rappresenta una minaccia di vita e di morte per la Russia? E Molotov vuole sapere qual era la posizione Hitler, e Hitler gli disse no, quella la Finlandia garantiamo noi, e quindi scordatevelo, insomma, nel futuro. E loro, per preventivare questa mossa, praticamente hanno fatto quella guerra lì, che poi guerra tremenda per i russi, perché hanno avuto delle perdite devastanti sull'istmo di Karelia e sulla difesa di Mannerheim. Sono riusciti solo con i numeri nella fase finale a fare un aggiramento del lago Latoka, come lo chiamano i finlandesi, e allora lì si sono dovuti arrendere. Poi ci sarà la continuation war dopo, sì. No? Round numero 2. Esatto. Il pezzo di sopra è stato poi se lo sono poi appropriato proprio con la continuation war. Poi ci torneremo su questa cosa, perché è interessante. Ecco, vedete proprio qua. Questo è l'estremo nord. Mi spiace che non ho scurito questa immagine tirata giù da Google prima di salvarla, perché ha un occhio, cioè, se non la si vede bene può risultare un po' confusa. In ogni caso, questa zona, il punto in rosso, segna il fiume Jakobselv, che è il... Fidati che su questo canale Poliarni, Murmansk lo conoscono tutti bene, perché siamo molto appassionati di caccia a ottobre rosso, quindi della zona la conosco. Quella zona era la zona che fino all'aggressione sovietica era finlandese, e in quella zona, qui non lo vedete perché non ero... finalizzato su quello, c'è tuttora Petsamo, che adesso è in russo Pechenga, che era la sede delle principali, di gran lunga migliori, miniere di nickel della Finlandia. Non so quanti di voi sanno che la fortissima tradizione siderurgica finlandese deriva dal fatto, non soltanto che avevano vicino il ferro degli svedesi, ma il principale correttivo per gli acciai speciali, cioè il nickel, ce l'avevano in casa e veniva da lì. Dove avevano anche lo sbocco sul mare. Infatti faceva parte delle richieste iniziali russe e finlandesi 40 anni di affitto del porto di Petsamo e le isole, quelle vicino a Leningrado, per questioni di difesa territoriale. Volevano un affitto del tutto simbolico della base di Hanko a sud e una prelazione assoluta sulle miniere di Petsamo del nickel per farselo per sé. Avendo ricevuto un no, se lo sono preso manu militari. In ogni caso, questo è il confine lungo il quale avvenivano quelle infiltrazioni. Qua vedete un po' più, invece, all'interno, dall'altra parte, Kautokeino, dove sarà piazzata una delle principali, ma nella seconda metà degli anni 50, delle principali stazioni d'ascolto elettronico, dello spionaggio elettronico norvegese ai danni dell'Unione Sovietica. Ma questa è tutt'altra storia. Torniamo a quello che vogliamo vedere adesso, quelle infiltrazioni. Ecco. Qui un pochino più in primo piano, questo confine sovietico-norvegese post-bellico. Andiamo pure oltre. Oh. L'operazione di cui vi voglio parlare, perché è semplicemente la più drammatica, ce n'erano state delle altre, i servizi segreti militari norvegesi, in questo caso, in questo teatro, utilizzavano... per conto proprio o anche per conto dei britannici, a volte erano delle operazioni congiunte, ma in buona parte per conto proprio, tramite il comando operativo in zona dell'allora tenente Skau, dei finlandesi che erano dei veterani della guerra d'inverno, della continuation war, cioè gente che aveva fatto parte dei battaglioni di guerriglia o delle unità da ricognizione a largo raggio, per cui sapevano come muoversi in quel settore. L'operazione Rena, che è stata quella appunto più drammatica, è iniziata l'11 luglio del 1952. Questi due finlandesi,
fino a un po' di anni fa si conoscevano solo i nomi in codice, Pelle e Calle. Adesso si sa perfettamente, Calle era Custi Lassila e Pelle, eccetera, eccetera. Sono stati portati lì a Corfiellet, a sud della sede di Kirkenes, e da lì hanno effettuato quell'incursione a partire dall'11 luglio del 52. Quello che è successo, loro si sono divisi, la missione a un certo momento, o casualmente si sono separati, la capanna base da cui partivano, e quando uno dei due è tornato, per la precisione Pelle, dei due nome in codice di allora, ha trovato una sentinella sovietica. Si dice che l'abbia trovata addormentata. Questa immagine, questa slide che ha fatto opportunamente vedere Mirko, è per darmi un'idea, questo era il tipo di personale fra cui si pescavano questi ricognitori a largo raggio per queste operazioni di intelligence e di osservazione all'interno del territorio sovietico. Questa in particolare era un'unità, si chiamavano Sissi, le unità di guerriglia, e si muovevano d'inverno così. Vi posso assicurare che lì a luglio non c'è neve, però questa foto è molto più, diciamo, sintomatica. E quando Pelle, tornando da solo, perché era momentaneamente separato dal compagno di missione, ha trovato la sentinella sovietica, pare stesse dormendo, non ha avuto altra possibilità che sparargli. A questo punto, con il colpo d'arma da fuoco, è stato dato l'allarme immediatamente a tutte le unità di frontiera sovietiche che erano lì. Se c'era una sentinella vuol dire che qualcuno aveva trovato quel posto. E fu solo dopo 16 giorni e 18 giorni, rispettivamente l'uno e l'altro, che sono riusciti fortunosamente a rientrare nel confine norvegese. Quindi, malgrado questo sviluppo drammatico, l'hanno scampata, sono riusciti a rientrare da punti diversi, in giorni diversi, in Norvegia. I norvegesi sono talmente spaventati per le possibili conseguenze politiche che li hanno portati immediatamente in aereo a Oslo per lasciare raffreddare la situazione. Tra l'altro, bisognava tener conto anche della Finlandia, perché la Finlandia diceva, in sostanza, sapete benissimo che il nostro cuore batte dalla vostra parte, ma le condizioni di pace che ci sono state imposte fanno sì che se noi arrestiamo qualcuno o loro arrestano qualcuno per aver fatto delle operazioni, ma queste operazioni sono state fatte, si dimostra che sono state fatte o con la nostra complicità, con la nostra connivenza, ci mettete veramente nei guai seri. Noi non possiamo permetterci questo, per cui per favore non metteteci nei guai. Ecco, quello sarebbe stato un caso, due finlandesi. È un rapporto molto unico quello fra Finlandia e Unione Sovietica, perché a un certo punto i finlandesi, per esempio, riceveranno, unico paese occidentale, i MiG-21. Certo. Perché comunque i russi tentavano sempre di, diciamo, fare bribing, cioè di portarli dalla loro parte. In realtà poi scopriremo negli anni 90 che i finlandesi passavano informazioni, insomma, non erano così neutrali come dicevano di essere, insomma, non si fidavano di questo ingombrante amico nemico. La memoria storica era ancora abbastanza. Ricordo all'inizio degli anni 90, ero a Helsinki, quindi una Helsinki tutta internet caffè e telefonini Nokia, sta gioventù molto più vivace di quella che io mi immaginassi, eppure fra i giovani, non fra i vecchi bacucchi appassionati di queste storie, fra i giovani il mito di Mannerheim quanto era ancora vivo, cioè Mannerheim, mi indica uno la sua statua equestre, Mannerheim che sta ancora in sella al suo cavallo, come dire, è ancora lì e ci mostra la strada. E la memoria storica è rimasta, e poi si è visto adesso col disastro dell'Ucraina, a quel punto hanno rotto gli indugi, hanno chiesto l'adesione alla NATO. Questo è solo per darvi una piccola spolveratina di quello che succedeva all'estremo nord. Scendiamo adesso al teatro successivo, immediatamente a sud, che è il Baltico. Questo è un fenomeno abbastanza conosciuto, quantomeno dagli appassionati o dagli addetti ai lavori. I fratelli della foresta, in qualche caso erano anche soprannominati cursed soldiers, non tanto soldati maledetti, ma nel senso di dannati, forse la traduzione corretta sarebbe doomed, perché comunque erano condannati a fare una brutta fine. Qui tra l'altro in queste foto si sa esattamente
quando e come è stato ucciso Tizio Caio Sempronio, per esempio in questa foto, l'unico di cui non si sa che è stato ucciso in azione, quindi possiamo presumere che sia sopravvissuto, è il quarto a destra, l'ultimo a destra, gli altri sono morti tutti. Stiamo parlando sostanzialmente di Lituania, dove la resistenza era più forte, Lettonia ed Estonia. In questi tre paesi in particolare c'era questo fenomeno dei fratelli della foresta, che erano dei resistenti antirussi e antisovietici. C'era questa, diciamo, comunanza di opposizione alla russificazione forzata, sia dal punto di vista etnico che culturale, e ovviamente una componente ideologica di anticomunismo. Possiamo andare oltre? Sì, si parla poco anche del periodo in cui Stalin cominciò a occupare le repubbliche baltiche. La Lituania fece una grossa guerra di resistenza per loro, cioè nel senso hanno resistito non ricordo 4-5 mesi, che per loro era uno sforzo epocale, quindi sono tra i paesi tuttora più antirussi che ci possa essere, insieme ai polacchi e agli ucraini. No, certamente, andiamo giù. Poi credo un giorno lo porterò, perché un giorno è una di quelle guerre che raccontano in pochi, no? Invece sarebbe bello, mentre sulla guerra sovietico-polacca ho fatto due video con tutte le armate, così raccontare la difesa dei paesi baltici è anche quella una storia interessante. Certo, anche qua in questa foto si sa che il primo a sinistra è morto il 4 settembre del 51. Questi erano tutti dei gruppi di resistenti che tra l'altro avevano già subito pesantissime perdite nel corso della guerra, perché quando l'Unione Sovietica aveva contrattaccato, rioccupando quei territori originariamente occupati dalla Wehrmacht, ovviamente questi gruppi di resistenza hanno cominciato a vedersela veramente brutta. Gruppi che sono nati verso la fine della Prima Guerra Mondiale, sostentati dai tedeschi, i finlandesi, tutti praticamente erano tutti finanziati. Infatti Hans von Seeckt fu quello, si vocifera, poi bisogna vedere se è vero, si vocifera che Hans von Seeckt fu quello che aveva suggerito al maresciallo Mannerheim di creare la linea sull'istmo di Carelia, perché era stato consigliere proprio negli anni 20 per i finlandesi, poi c'era tornato verso fine anni 30, e fra l'altro era andato anche in Cina a fare da consigliere. Infatti ogni tanto, se si guardano video della guerra sino-giapponese, si vedono i cinesi con uniformi tedesche, Panzer 1, e quindi ci sono insomma un po' di ingerenze tedesche. Un'altra foto di Fratelli della Foresta, ecco qua, avrei potuto anche richiamarlo prima con quel primo volo con paracadutati gli ucraini nel settembre del 49. C'era questa situazione globale complessiva che vi devo presentare in quell'epoca, cioè la seconda metà degli anni 40, che rendeva la situazione già segnata. Allora, i migliori, i più irriducibili, i più duri, i più carismatici dei comandanti di queste unità, e soprattutto dei Fratelli della Foresta nei paesi baltici, o erano morti in combattimento durante la Seconda Guerra Mondiale o negli scontri con le forze di sicurezza sovietiche nell'immediato dopoguerra, o erano stati arrestati e languivano nelle prigioni sovietiche, o erano forzatamente esiliati all'estero. Quindi era una resistenza dove il nucleo duro, più deciso e più esperto, se vogliamo, dei comandanti e dei leader, era stato devastato. Quindi non avevano una forza come quella che forse qua in Occidente qualcuno si augurava avessero, o qualcuno millantava che avessero. Inoltre, e c'è un discorso basico di buon senso, William Colby nelle sue memorie lo scrive, William Colby è quello che negli anni 70 divenne direttore della CIA, era stato coinvolto, lui era già in servizio nell'OSS, uno che ha fatto un servizio operativo per tutta la sua vita nei servizi segreti, abbandonando la originaria professione di avvocato, operazioni Jedburgh, prima paracadutato in Francia per la resistenza francese, poi paracadutato in Norvegia per operazioni di sabotaggio con la resistenza norvegese nel 45, tra l'altro. Scrisse nelle sue memorie il fatto di chiedere con queste missioni, con questi questi progetti di guerriglia, di sovversione, chiedere a delle popolazioni che erano state sottoposte a tanti anni di guerra, di terrore e di orrori di ogni tipo, e avevano avuto quei pochi la fortuna di sopravvivere,
chiedere loro di riprendere le armi per impegnarsi in una lotta che sarebbe stata senza quartiere e il cui esito sarebbe stato, ad essere molto eufemistici, incerto. Beh, era un errore fin dal principio. Dice, come si poteva chiedere a questa gente, dopo quello che avevano passato, di rimettersi il fucile in spalla, darsi alla macchia in massa per battere l'armata rossa di allora in una situazione di totale isolamento, di fatto. Non era sostenibile. Questa era una delle condizioni chiave che rendeva queste operazioni di sovversione destinate al fallimento a prescindere. Andiamo giù. Ah, ecco. Qui si va al discorso dei piloti polacchi che vi accennavo prima. Allora, mentre gli inglesi, vabbè, per le incursioni aeree, come vi ho detto, utilizzavano... E che piloti? ESC ex 305esima squadriglia, cioè la squadriglia col più alto numero di abbattimenti nella battaglia d'Inghilterra, quindi stiamo parlando... Gli Stati Uniti, che per motivi politici non la volevano rischiare i propri uomini, per evitare conseguenze politiche, pescarono i polacchi. Perché i polacchi? I motivi erano due. Dopo la guerra, i polacchi, molti di voi lo sanno, che in seguito all'occupazione del loro paese, molti soldati, ma anche molti aviatori, avevano trovato rifugio all'ovest, soprattutto gli aviatori polacchi avevano trovato una nuova missione, sempre sotto la bandiera della Polonia, partendo dalle basi inglesi. Tutti sanno del gruppo caccia che fu dichiarato operativo nella caccia inglese nella battaglia d'Inghilterra, pur non parlando bene inglese, per questo non volevano renderlo operativo, ma si trovarono nel cuore della battaglia, si sono lanciati, hanno fatto la loro parte, gli inglesi hanno detto vabbè, ce ne infischiamo anche se non capiscono bene l'inglese, il gruppo è dichiarato operativo. Perché nella prima sortita erano in addestramento e per caso hanno trovato un gruppo di aerei tedeschi, dei caccia 109 e degli Heinkel 111, e loro si sono buttati, ignorando fra l'altro il comandante che era inglese, direttamente, incazzatissimi gli inglesi eccetera, finché non è venuto fuori che hanno abbattuto 7 aerei tedeschi, ne hanno persi 0. Allora a questo punto hanno detto vabbè, rendiamoli operativi. A un certo punto, te ne racconto dato, perché anche questo è da ridere, a un certo punto i polacchi dichiaravano talmente tanti abbattimenti che gli inglesi non li credevano, e allora mandarono un comandante irlandese, tra l'altro di origini irlandesi, insieme ai polacchi per vedere se veramente loro facevano quel genere di abbattimenti lì. Succede questo: il comandante segue i polacchi, che invece rispetto agli inglesi tendevano ad andare letteralmente a 100-200 metri dal bersaglio, invece i 500 che venivano consigliati come range, diciamo, di ingaggio, ok? Quando scendono, lui va a ringraziare un polacco perché si era reso conto che aveva un 109 dietro, e un polacco glielo aveva eliminato, e il polacco gli dice: no, erano 3. Quello era solo il terzo ed ultimo che gli aveva tolto di mezzo. No, è vero. Ecco. E nella seconda... Ha onore del vero, perché io rendo onore, polacchi e cecoslovacchi. Perché sì, le squadriglie erano miste e c'erano anche cecoslovacchi. Certo, i polacchi probabilmente erano più consistenti dal punto di vista numerico, ma ci fu tutta quella parte di fuoriusciti, scampati all'occupazione, che ha cercato di fare del suo meglio, tanto di cappello, insomma. Nella seconda parte della Seconda Guerra Mondiale è più visibile, più famoso invece, il contributo dei piloti, degli aviatori polacchi, nelle missioni ad elevatissimo rischio di rifornimento della Varsavia insorta contro i tedeschi nel 1944, altre missioni clandestine sempre nei paesi dell'est sotto occupazione tedesca, quindi rifornimento, lancio partivano... di... Partivano dall'Italia per andare a tentare di rifornire l'insurrezione di Varsavia, e i russi si rifiutavano di farli atterrare. C'è anche questa storia qui. Sì, sì. C'è un bel museo degli errori di malfidenza e scortesia reciproche che sono spiegabili politicamente, ma fino a un certo punto, insomma, poi c'era di mezzo un obiettivo comune, tutto sommato. E quindi... Questi piloti, si parla di reduci del 305esimo e in un altro caso vedete del 301esimo, si erano fatti le ossa con missioni notturne ad alto rischio in ambiente estremamente ostile. La contraerea tedesca non scherzava, la caccia notturna tedesca non scherzava, quindi questi erano maturati professionalmente,
paracadutando rifornimenti o agenti resistenti, proprio polacchi, in zone ad altissimo rischio con la navigazione di notte, potete immaginarvi con la strumentazione aerea di allora che cos'era. Quindi era gente che aveva le qualifiche che servivano agli americani proprio per quel tipo di missioni. Questo che vi faccio vedere è il De Havilland Beaver, che era un aereo che avevano dato in dotazione proprio a Bobinski per fare le sue missioni sul Baltico. Una delle cose che racconta Bobinski nella sua ultima missione sul lago Ladoga, vicino al lago Ladoga, era la prima missione, pur essendo la sua ultima, ma era la prima missione che prevedeva il prelievo sul posto di un agente che doveva rientrare. Quella notte, grazie alla luce della luna, dice: io ho visto che nella zona prevista per l'atterraggio c'era una fila di camion militari sovietici carichi di soldati. A quel punto ho messo la manetta al massimo, rotta verso casa a tutta velocità. È evidente che c'era qualcosa che non tornava, nel senso delle fughe di notizie, e poi ci andremo su tutta questa notizia, su questa, diciamo... Ricorda molto, se uno ha visto il film Là dove osano le aquile, no? Spionaggio contro spionaggio, missioni di infiltrazione, aereo volando basso tra le montagne, cose già, che negli anni 60 andavano molto questo genere di film ambientati proprio con doppio triplo gioco, diciamo. Sì, infatti, come chicca finale, ma giusto così. Perché il De Havilland Beaver? Perché il De Havilland Beaver era un aereo di produzione canadese, e quindi gli americani dicevano: beh, se il pilota è polacco e l'aereo è canadese, non possono risalire a noi. Allora, vabbè, un po' brutale come ragionamento, ma vabbè. Il Baltico vide come infiltrazione di agenti dal mare, invece, come esclusivi protagonisti, come organizzazione, i britannici, l'MI6, Operazione Jungle, giungla, prevedeva l'infiltrazione dal mare di agenti da sbarcare sulla costa baltica. Questa che vedete, che poi, se guardi, è la stessa zona dove ora c'è il Nord Stream, quindi si va sempre nelle stesse zone strategiche, no? Questa è la prima di quelle missioni, che è durata tra partenza, sbarco e ritorno della nave appoggio, dal 29 aprile al 2 maggio del 49. Gli inglesi, chi destinavano a queste missioni? Dunque, gli inglesi avevano ereditato come preda di guerra le motosiluranti tedesche. La flotta tedesca, quello che ne rimaneva, con la resa incondizionata del maggio del 45, si è dovuta consegnare in blocco agli alleati. Quindi gli inglesi avevano queste ottime, usate, ma ottime tra l'altro, motosiluranti tedesche, ovviamente private dei tubi lanciasiluri, perché per queste missioni non servivano, e utilizzavano anche equipaggi tedeschi fra gli ex marinai tedeschi che avevano operato nel Baltico durante la guerra, quindi conoscevano la controparte sovietica, ne conoscevano le tattiche, le modalità, le rotte d'attacco, le abitudini operative, eccetera. Non era una scelta a caso. Pensate, qui adesso questa mappa riguarda solo il teatro operativo, ma questi tedeschi, qui vediamo il comandante Hans Helmut Klose, poi vediamo come mai fu scelto lui, partivano da Gosport, praticamente a Portsmouth, andavano a Kiel, e prendo la parte di partenza da Kiel, ma loro venivano da Gosport, quindi una lunghezza enorme, con tappe naturalmente, però è una cosa che poi venne corretta perché non aveva più molto senso. E da Kiel partivano con un gruppo di agenti da sbarcare per rinforzare queste forze dissidenti locali o supposte tali. La prima missione ne portava 6. Hans Helmut Klose, qui lo vedete in un'immagine del tempo di guerra, perché comandava una squadriglia di motosiluranti nel Baltico, qui col viceammiraglio Wagner. Hans Helmut Klose era definito dagli inglesi che lo reclutarono, naturalmente tutto sotto copertura, erano civili, non erano più in la Germania allora non aveva forze armate, non poteva averne. Lo reputavano, loro parole, un pirata nato, ma non un nazista. Quindi era qualcuno con cui loro potevano lavorare. Si è fatto il suo equipaggio di suoi uomini, anche loro reduci da quel teatro di guerra,
ed erano accompagnati in missione da due ufficiali inglesi. Il comandante John Harvey Jones, che vedete qua, che poi fece una grossa carriera al di là dell'ambito MI6, divenne il presidente dell'ICI, che è quel colosso chimico inglese, poi presidente del Financial Times, il quotidiano più importante economico-finanziario inglese, e il comandante Shaw. Quello che successe, poi se quegli però... ufficiali di prima, no, tedeschi, operavano nel Baltico, probabilmente hanno partecipato anche all'evacuazione dell'istmo. Questo non lo so, però non è da escludere. Se operavano lì, più o meno. Quell'evacuazione finale fu affidata in gran parte proprio alle motosiluranti, alle unità sottili, quindi è possibile che quelle poche superstiti fossero dedite a quello che era un lavoro incessante. Puoi tornare un attimo su alla mappa di questa prima missione? Sì. Ecco qua. Quello che successe almeno quella volta, ma era prassi, la moto silurante, ormai declassata a moto vedetta, a trasporto veloce, tedesca, meglio ex tedesca, la S-208 dei tempi di guerra, ha fatto tappa a Simrishamn in Svezia, sbarcava i due ufficiali inglesi che non si facevano la tratta rischiosa. Imbarcavano un ufficiale svedese, quindi attenzione, tappa in un porto svedese, ripartenza senza gli inglesi ma con uno svedese a bordo e rotta finale verso la costa, in questo caso la costa lituana. Palanga è stato il primo sbarco di questi sei agenti, stop a 300 metri dalla riva e rilascio del gommone che doveva sbarcare i sei agenti che poi ritornava a bordo. Quindi gli inglesi non si facevano la parte più scottante del tragitto. Però la cosa interessante, e si ritorna alle motivazioni di certe mie ricerche, è che, come vedete, gli svedesi c'erano dentro fino al collo, ma il motivo è, come è stato per la Norvegia, ma anche per la Svezia o per l'Italia, paesi che, soprattutto allora, anche adesso, ma soprattutto allora, per motivi diversi, hanno pubblicamente un ruolo di basso profilo. Gli scandinavi, perché noi siamo gli scandinavi e i dirty tricks, le cosacce non le facciamo, poi siamo svedesi, siamo neutrali. Noi italiani, primo, avevamo perso la guerra, quindi dovevamo volare bassi, poi comunque noi italiani per definizione siamo i buoni. In realtà quello che affascina è che, pur nei limiti dei rispettivi budget, l'Italia, come la Svezia, come la Norvegia, ha picchiato duro, esattamente come gli inglesi e come gli americani. In quegli anni acrobatici un po' per tutti, abbiamo picchiato duro esattamente come gli altri. Possiamo andare avanti? Ecco, qua vedete le operazioni successive, la seconda, la terza e la quarta. Praticamente tutti i paesi baltici a turno sono stati interessati da queste inserzioni che dovevano rafforzare i rispettivi movimenti di resistenza. Sono stati degli sbarchi a nord, all'isola di Saaremaa in Estonia. Dopo un po' si è avuta un'idea che sembrava un'idea brillante. Perché dover rischiare così tanto, andando così vicini alla costa, e mettere in mare un gommone che rilasciava gli agenti lì sulla spiaggia, dove potevano essere intercettati facilmente da chiunque? Andiamo oltre. Perché non utilizzare dei palloni? Il vantaggio è evidente. Possiamo starcene molto più lontani dalla costa e lontani dai rischi di un avvistamento dei pattugliatori costieri sovietici, e soprattutto gli agenti infiltrati non sono vincolati al prendere terra in spiaggia, ma possono andare molto più all'interno. Quindi effettivamente i vantaggi erano davvero considerevoli. Ci furono solo però un paio di missioni fatte così, perché non si era tenuto abbastanza in conto che qui i vincoli erano di tipo meteorologico. Come si dice, le condimeteo con un pallone sono abbastanza ristrette per essere favorevoli al punto da consentirti il rilascio, perché il vento non può essere zero, se no il pallone non se ne va. Non può essere troppo, perché se no non lo controlli. Se c'è mare mosso, come fai a rilasciarlo? È un problema. Sta di fatto che la prima volta tutto sembrò andare liscio, la seconda volta c'era mare mosso, c'era vento,
e il gruppo di agenti non ne voleva sapere di entrare. A questo punto l'equipaggio tedesco, armi alla mano, li ha obbligati, sotto minaccia, a saltare nella cesta, nella gabbia, per poter rilasciare, completare la missione, che era la loro missione, e andarsene. Dopo questo episodio si pensò bene di ritornare ai vecchi metodi col rilascio del gommone. Mi ricorda i palloni giapponesi, quelli che si facevano il giro del Pacifico. Sull'Oregon. Ecco, qua sono, diciamo, le ultime, la quattordicesima e la quindicesima missione. Sono, come vedete, l'ultima è stata fatta nell'aprile del 55. Come dicevo prima, per allora i giochi, ahimè, anzi, ai loro, per gli infiltrati, erano già più che fatti. Come potete immaginarvi, il bacino da cui pescavano gli americani e gli inglesi per fare queste infiltrazioni, costituito dai rifugiati dissidenti all'ovest, era ovviamente infiltrato da agenti provocatori, agenti doppi sovietici. È capitato in più di un caso, non soltanto che gli infiltrati in quegli ambienti trasmettessero le informazioni dall'altra parte, ma che addirittura del team di infiltrati, del team di 4 o 6 infiltrati, uno fosse un agente sovietico che li conduceva dritti dritti in bocca al nemico. Quello per cui è interessante vedere queste ultime due missioni è perché un aspetto, se volete, secondario. Avete visto che le unità adottate dai britannici erano delle prede di guerra tedesche. Una volta che la Germania fu progressivamente reintrodotta nel campo occidentale, fu ammessa ufficialmente nella NATO nel 1955, ma diciamo le procedure, l'addestramento degli uomini era cominciato già nel 1952, qualcosa del genere, la cantieristica tedesca, che non aveva perso le capacità progettuali che l'avevano portata a dei livelli di eccellenza, soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale, progettò e mise in cantiere per la nascitura Bundesmarine della Germania federale, delle nuove unità sottili d'attacco che erano eccellenti sotto tutti i punti di vista, ma avevano un problema: andavano troppo veloci, cioè i vincoli del trattato di pace per la Germania erano tali per cui la Germania non poteva avere in servizio a una velocità superiore a tot nodi. Queste unità superavano agevolmente quel limite. Quindi gli inglesi hanno detto no, cara Germania, tu quelle unità non le puoi avere, te le sequestro in funzione dei vincoli del trattato di pace, ma le utilizzo lì, quindi metto a riposo i residuati bellici e metto in servizio quelle nuove. Aggiungo che come copertura generale di questa operazione gli inglesi si sono inventati il British Baltic Fishery Protection Service, cioè un servizio di protezione della pesca. È vero che in quegli anni difficili i pescatori tedeschi, come del resto anche quelli danesi o svedesi, correvano dei rischi con una controparte del blocco orientale così aggressiva e senza troppi scrupoli, per cui la cosa, diciamo, in teoria poteva anche stare in piedi, ma in realtà non era altro che un blando tentativo di coprire quella che era la reale attività. Anche qui vediamo, andiamo oltre, sempre la stessa S-208, tappa la facevano a Bornholm o in una delle tre isolette, un'isola danese, quindi anche i danesi erano dentro in questa operazione a livello di consenso informato e di appoggio sotto banco. Dopo che fortunatamente il campo base, la base di partenza dei tedeschi fu spostata da Gosport ad Amburgo, i tedeschi erano chiaramente un po' più contenti perché dovevano farsi qualche centinaio di miglia in meno per arrivare al posto. Qui è Klose, che poi nella Marina, la Bundesmarine, ha fatto carriera, è diventato viceammiraglio. Quasi tutti quelli coinvolti qua come ufficiali hanno poi fatto chi più chi meno carriera nella nuova Bundesmarine. È anche per questo che se ne sa qualcosa. Successivamente, una volta pensionati, hanno partecipato a convegni, certi dettagli hanno potuto essere discussi pubblicamente. Qui lui è in mezzo ai suoi uomini, un momento andiamo oltre. Qui ad Amburgo sostanzialmente, qui il tipo di battelli con cui venivano sbarcati. Questo è un battello con delle antenne
e le antenne radio, ma per darvi un'idea di come si svolgevano gli ultimi 300 metri di avvicinamento alla costa baltica degli agenti infiltrati. Andiamo giù. Ecco, qua vedete, ormeggiate una di fianco all'altra, l'S-208 a sinistra, che è quella residuato bellico, e quella a destra, che invece è una di quelle della serie nuova, post bellica, che ai tedeschi non è stato consentito di usare, almeno per un po' di anni, se ne sono appropriati gli inglesi per continuare in maniera più efficiente quelle missioni. Andiamo avanti, qui sono a Kiel, andiamo avanti, ancora la Stormgull, una di quelle nuove, e qua come vedete, qua la Wild Swan, che è un'altra di quelle nuove, super veloci, a Kristiansø, che è una di quelle tre isolette a nord-est di Bornholm, dell'isola danese di Bornholm. Quindi, come dico, anche i danesi sapevano e appoggiavano queste missioni, sapevano benissimo cos'era. Torno un attimo più a nord perché si innesta con tutto il discorso scandinavo. Quello che vedete qua è il tenente colonnello, allora tenente colonnello Carl Petersen, che era il capo del C-Se-Buron, coinvolto nell'operazione Claw. I servizi segreti militari svedesi hanno avuto questa abitudine un po' strana, che prendevano il nome dall'iniziale del nome di battesimo del capo. Questo si chiamava Carl e quindi il servizio era C-Buron, ufficio C. Quello che gli successe, Theodor Palm, si chiamava T, quindi l'ha chiamato T-Contoret, servizio T. È un sistema buono come un altro, però ci può sembrare un po' particolare. Se si torna prima a Petersen, Petersen è stato coinvolto nell'operazione Claw nel 45. Gli americani avevano, e qui si torna a una delle motivazioni di questo ciclo di operazioni, avevano bisogno di personale che avesse esperienza nelle intercettazioni radio sovietiche, ne conoscesse le frequenze, le modalità operative, eccetera. Gli americani individuarono alcuni di questi, qualificati per questo lavoro che avevano fatto o nell'Abwehr o successivamente, dopo che nel luglio del 44, ma anche prima, tutte queste operazioni furono affidate alle SS perché Hitler non si fidava più dell'Abwehr o dell'esercito in generale, erano detenuti nei campi di prigionia, in un campo di prigionia in particolare, in Norvegia. Nella Norvegia liberata, i tedeschi erano prigionieri di guerra, e c'era questa all'incirca una ventina di questi specialisti che agli americani facevano molto gola. Dato che si trattava di prenderli in fretta... E alcuni scusa un secondo, raccontiamola, perché agli americani gli specialisti in questo ambito, anche gli italiani, della MAS, eccetera, erano molto interessanti, infatti li nascosero in Spagna, in altri paesi, erano molto interessanti a Borghese, all'impresa d'Alessandria, tutto un sistema di respiratori inventati dagli italiani, al maiale, anche perché noi abbiamo avuto anche esperienze lì, ricordiamoci, c'erano delle unità di siluranti italiane sul lago Ladoga, c'erano nel Mar Nero, quindi anche noi avevamo delle esperienze di unità abbastanza particolari. Per esempio, pochi sanno che gli italiani avevano due battaglioni nebiogeni, di unità che facevano nebiogeni, a Peenemünde, per proteggere l'isola dai bombardamenti. Quindi avevamo delle unità abbastanza particolari. Ecco. Sì, sì, diciamo, il pragmatismo americano, è una delle cose che apprezziamo degli americani, il pragmatismo, faceva sì che loro non è che guardassero dall'alto in basso una cosa perché semplicemente non era stata fatta da loro. Se gli dava del valore aggiunto che loro non avevano o che gli sarebbe costato troppo tempo costruire, spesso se ne servivano senza tante remore. Ora, la Svezia, in particolare con il proprio servizio segreto militare, fu direttamente coinvolta nel prelevamento di questa ventina di specialisti nelle telecomunicazioni, radiocomunicazioni, intercettazioni dei sovietici e tedeschi, passarono in Svezia e poi in Germania o in America. La cosa saltò fuori solo perché i norvegesi stavano cercando dei criminali di guerra, alcuni dei quali erano in questo elenco. Si presentarono al campo e questi sparivano, nel senso non c'erano più. Quando si sono presentati, gli americani avevano già portato via questa ventina di specialisti. Quindi la cosa venne fuori. Però la Svezia era coinvolta in questo perché era l'appoggio logistico. Prima vennero portati in Svezia e poi o in Germania occidentale o in America, dove serviva
agli americani. Birgen Elger, Elmer semplicemente agricola, IB, allora sul servizio successivo a quello di Tede Palm, passiamo oltre. Ecco, quello che invece è interessante, questa foto molto sbiadita, di pessima qualità, ma riprende uno dei cosiddetti trekanten, cioè triangolo, era una riunione periodica fra gli ufficiali dell'intelligence svedese, norvegese e danese, perché coordinavano le loro operazioni. E quindi, appunto, salvo la Finlandia che aveva qualche vincolo particolare in più, questi tre paesi del blocco scandinavo agivano dal punto di vista dell'intelligence in modo abbastanza coordinato. Sicuramente non si dicevano tutto fra loro, ma è un'immagine molto significativa. Andiamo avanti. Ecco, questa è una, diciamo, semplicemente una nota che fa capire in realtà quanto la Svezia, per quanto formalmente neutrale fino all'altro ieri, sappiamo quali sono stati gli sviluppi grazie alla situazione in Ucraina, dove in realtà e con chi in realtà la Svezia si sarebbe schierata nel caso che le cose si fossero messe veramente male. C'è un'isola che fino a poco tempo fa era un'isola segreta, adesso la cosa si è un po' risaputa, al largo di Stoccolma, l'isola di Muskoe, dove gli svedesi hanno ricavato una base nella roccia dove possono ricoverare unità delle dimensioni di una fregata, di un sommergibile, e dovrebbe servire anche, era concepita anche come rifugio d'emergenza del governo nel caso in cui il paese fosse invaso, ci fosse un attacco troppo devastante o un attacco atomico. Andiamo oltre. Ecco qua, è la fregata Sundsvall che entra proprio dal tunnel d'ingresso in quest'isola scavata come il formaggio, dove ci sono questi rifugi interni. Ecco, qui andiamo nella parte forse più importante per i numeri coinvolti, cioè la parte ucraina. Questo che vedete qua è Lev Griniok, un religioso uniate, che è stata l'anima soprattutto della propaganda nazionalistica ucraina all'estero. Lui era in Ucraina, ma ha fatto un po' davanti e indietro, alla fine il terreno scottava troppo per lui, l'Ucraina sotto controllo sovietico, e ha diretto dalla Germania Ovest o da New York questi, diciamo, sforzi propagandistici attraverso un'azienda finanziata direttamente dalla CIA. Il fatto che lui fosse un religioso e un religioso uniate ha rischiato la scomunica, perché le gerarchie cattoliche non erano affatto d'accordo con questo suo impegno politico. Però tant'è, era un periodo in cui anche da parte cattolica, e la cosa non è terminata lì, ne vedremo, lo stesso libro a cui facevo riferimento sui padri combattenti in Vietnam risale ai primi anni 60, cioè Don Camillo è una versione abbastanza edulcorata di qualcosa che in certe circostanze avveniva veramente. Tutti sanno che nel 1054 c'è stato lo scisma d'Oriente, il Papa Gregorio IX ha scomunicato il Patriarca di Costantinopoli, il Patriarca di Costantinopoli ha lanciato l'anatema sul Papa, e da quel momento la cristianità non è più stata unita. Gli ortodossi si ritenevano seguaci del vero insegnamento originario cristiano e accusavano la Chiesa di Roma invece di essersene troppo discostata. Nel 1500 circa, i ruteni, che per ironia della sorte erano stati i primi slavi ad essere cristianizzati da San Cirillo e San Metodio, si riunirono, da ortodossi che erano, si riunirono alla Chiesa di Roma, mantenendo loro liturgie, loro consuetudini, ma riconoscevano il primato del Papa e della Chiesa di Roma. Un secolo dopo, i greco-ortodossi ucraini divennero anche loro greco-cattolici, riconoscendo la supremazia del Papa, riunendosi a Roma sostanzialmente. Oggi ci sono circa 800.000 ruteno-cattolici, quasi tutti concentrati nell'estremo ovest dell'Ucraina, l'Ucraina carpatica, subcarpatica, e all'incirca 5 milioni invece di greco-cattolici, una minoranza decisamente più robusta e un po' più sparsa sul territorio. Questa introduzione è solo per farvi notare come in Ucraina l'indipendentismo, soprattutto nelle sue forme più estreme e più estremiste, ha trovato terreno fertile soprattutto
nella minoranza cosiddetta uniate di quelli che siano riuniti al Papa, cioè luteno cattolici e greco cattolici. Per quello che dicevamo prima, questa serie di promesse reciproche mancate, eccetera, verso la fine degli anni 30 i nazionalisti polacchi, ucraini, scusate, gli ultranazionalisti ucraini odiavano in quest'ordine prima i polacchi, poi i russi e in terzo luogo i tedeschi, con gli ebrei molto ben piazzati trasversalmente in questa classifica internazionale dell'odio. Diciamo che uno dei tratti che contraddistinse la leadership politica degli indipendentisti ucraini fu proprio l'antisemitismo, anche se, come ripeto, questo, se vogliamo, era un aspetto collaterale. Quello che mi preme sottolineare, vedete qua che Lev Rebet, uno dei leader dell'ONU, l'ONU era l'espressione politica principale, non l'esclusiva, ma principale dell'indipendentismo e nazionalismo ucraino. L'UPA era il braccio armato sul territorio. La leadership non è stata trattata molto bene dai tedeschi. Qui vedete Lev Rebet, che è uno dei leader dell'ONU, in abiti civili a sinistra, a destra sotto prigionia tedesca. Quando i tedeschi invasero l'Unione Sovietica, il primo posto che invasero fu l'Ucraina, perché era quello più vicino ai loro confini. Nel momento in cui, conquistata Leopoli, immediatamente l'ONU ha dichiarato l'indipendenza ritrovata dell'Ucraina, sia pure per quella piccola fetta che allora era già in mano ai tedeschi, i tedeschi hanno preso la gran parte della leadership ucraina, Bandera, Stetsko, eccetera, e li hanno messi in carcere, in campo di concentramento a Sachsenhausen. Qui la didascalia della foto... Scusa un secondo, perché ci sono un sacco di gente che fa dei videacci filorussi raccontando storiacce, la storia del i tedeschi entrano in Ucraina e praticamente sono tutti nazisti non esiste. Lo diventeranno col tempo e durerà anche poco, è un amore che è durato veramente poco. Gli ucraini avevano un'idea tutta loro che in un certo senso è assimilabile a quella tedesca, nel senso volevano un'Ucraina pura, solo di ucraini, quindi si era ebreo, polacco, bielorusso, russo, tedesco, dovevi uscire fuori dalle scatole. Poi a seconda del momento si appoggiavano ai tedeschi, si appoggiavano ai russi, ok, i russi non ci vogliono liberi, allora andiamo anche contro i russi. Quindi sono degli amori e odi che durano veramente un anno. Infatti sì, tutti... sì, la convenienza del momento, il nemico, esatto, del nemico è mio amico finché dura. Perché la storia che raccontano tanti in rete è praticamente i tedeschi entrano questi subito nell'SS. Fino al 43, se non sbaglio, era aprile del 43, la prima divisione, la SS Galizien, che combatte per circa un anno, forse neanche, e poi si rivolterà sia contro i tedeschi sia contro i russi. Quindi sono delle parentesi, cioè vendere questa cosa, che automaticamente gli ucraini sono nazisti, non tenendo conto del time frame, vendendo la cosa bianco e nera, è proprio un mistificare e semplificare una cosa molto più complessa, molto più complicata. La stessa UNA a un certo punto avevano idee, certo, completamente diverse. No, infatti, tra l'altro, fra le stesse fazioni dell'OUN, quando l'OUN-B, quella di B per Bandera, è diventata maggioritaria, ha cominciato a combattere sterminando quelli dell'altra fazione. E in ogni caso questa la tenuta, diciamo, da carcerato di Lev Rebet, nella didascalia dice, la didascalia originale dice Auschwitz, per quel che ne so dovrebbe essere Sachsenhausen, non è che Sachsenhausen era un hotel a 5 stelle, però voglio dire, nel momento in cui i nazionalisti ucraini hanno dichiarato l'indipendenza, la loro leadership è stata presa e sbattuta in campo di concentramento. E insisto, una cosa che ci siamo anche detti a Montecuccolo: quando i tedeschi hanno fatto quello che dal punto di vista numerico forse è il peggior massacro singolo della storia, cioè quello di Babi Yar, dove hanno fatto fuori 125.000 ebrei, già che c'erano anche gli abitanti, i residenti rom dei quattro campi nomadi di Kiev, con grande aiuto da parte di collaborazionisti ucraini che non vedevano l'ora di fare pulire, piazza pulita, esatto, hanno fatto fuori anche con un colpo alla nuca, come tutti gli altri astrati nel vallone di Babi Yar, 621 nazionalisti ucraini, cioè non 6 finiti dentro per errore sui camion, no, 621 nazionalisti ucraini, forse erano della fazione sbagliata, non lo so, ma 621 sono finiti nel vallone di Babi Yar insieme agli altri. Quindi insomma, come hai detto tu,
tagliare queste cose con l'accetta, oppure come fanno i russi di adesso, chiunque non è d'accordo con noi, i finlandesi, nazisti, i polacchi, nazisti, allora, tutti i nazisti, insomma, cerchiamo di tenere un po' i piedi per terra. Stepan Bandera, che era il più estremista del gruppo dirigente e poi ha riunito sotto di sé la parte principale, anche lui è finito a Sachsenhausen, poi è stato liberato nella seconda metà del 44, quando ormai era troppo tardi, e è stato anche lui assassinato a Monaco di Baviera nel 57, tutte e due da Stashinsky, un agente infiltrato apposta con una pistola al cianuro, se ricordo bene, con la pistola a spruzzo a distanza che funzionava perfettamente. Diciamo che la giustizia tedesco federale ha avuto la mano molto leggera con Stashinsky, perché ha concluso che Stashinsky sì era colpevole di questi due omicidi, ma era solo uno strumento. Il colpevole reale era il KGB e Khrushchev, che aveva dato sicuramente l'ordine diretto. Altri tentativi invece da altri agenti mandati per l'eliminazione con la pistola sono finiti male. Stranamente quelli col veleno sono finiti bene, quelli con la pistola sono finiti male per esitazioni della gente. O la fidanzata gli diceva: io non voglio sposare un assassino, scordatelo, e allora questo andava e dice: guarda, mi hanno mandato qua per farti fuori, non ho intenzione di portare a termine la missione, mettiamoci d'accordo su come uscirne. Oppure qualcuno che diceva: sì, io ti faccio fuori, ma prima o poi qualcuno sarà mandato a far fuori me, quindi vediamo come uscirne. Invece col veleno è stato un caso, ma sono sempre andati a buon fine. Stesko invece è uno che l'ha scampata ed è morto nell'86 a Monaco di Baviera, un altro dei leader dell'OUN, il vice di Bandera nell'OUN-B, e anche lui si è fatto il suo bel periodo, il suo biennio in campo di concentramento a Sachsenhausen. Ecco, Melnik è un po' particolare, nel senso che lui era un ex ufficiale e il suo codice d'onore di ufficiale rendeva a se stesso e anche nella sua azione molto contraddittorio il fatto che doveva fare certe cose, ma dice: no, queste cose non le posso fare perché il mio codice d'onore me lo impedisce. E lui appunto è morto in Lussemburgo nel 64, quindi rispetto agli altri non ha fatto una brutta fine, però fu alla fine, diciamo, estromesso, nel senso che la maggior parte si è riunita con il gruppo più, diciamo, senza compromessi di Bandera e degli altri, insomma. Vedo questa domanda, però effettivamente c'è qualche similitudine, ma non tanto, più che altro perché Codreanu è una figura del tutto particolare e veramente strana da descrivere, meriterebbe una cosa a sé stante. Poi di tu, Mirko, qualcosa, se vuoi spendere qualche parola, perché è sempre... No, magari sono d'accordo, poi se le similitudini ci stanno, ma ci sono altri personaggi strani, ucraini. Io ne ho parlato qualche volta con il professor Adagiunio, Macno, no? L'anarchico, queste cose qui. Sarebbe da fare tutta una puntata dedicata ai personaggi strani, molto alternativi. Ai leader strani che oggi riassumiamo in una definizione che in realtà... non gli rende giustizia, ecco, diciamo così. Ecco, questo invece è uno la cui storia è abbastanza semplice. L'arcivescovo ruteno cattolico Theodor Romja. Romja era stato nominato vescovo nel 44 direttamente o con il consenso del Papa, perché è ruteno cattolico, la nomina dei vescovi spetta, o il nulla osta la nomina spetta al Papa di Roma. Aveva 33 anni, quindi giovanissimo vescovo, delle diocesi di Užgorod e di Mukachevo, le due proprio all'estremo ovest dell'Ucraina. Lui rifiutò di voltare le spalle alla Chiesa di Roma, come gli ingiungevano le autorità sovietiche ora al potere sul suo territorio. Quella era una zona che era stata contesa fra i cecoslovacchi, gli ungheresi, i tedeschi, adesso erano arrivati i sovietici, quindi aveva subito nel corso della sua stessa vita, aveva visto un sacco di invasioni che avevano messo proprio a rischio, a dura prova, la sua popolazione, i suoi fedeli e se stesso. Quello che successe è che il vescovo Romja era in realtà, da ruteno cattolico, una fonte... anche indirettamente, una fonte di informazioni, di intelligence preziosa per l'Occidente, in funzione
antisovietica, cioè dei contatti con la resistenza locale ucraina, per informazioni preventive, quello che succedeva, quello che non succedeva. Il capo allora del partito in Ucraina era Khrushchev, che voleva togliersi questa spina dal fianco in un modo o nell'altro, anche per evitare di incorrere in rappresaglie da parte di Stalin, che se insomma lui non si fosse dimostrato non all'altezza del problema, i metodi erano abbastanza spicci. E quindi il 27 ottobre del 1947 fu congegnato un tentativo di omicidio, fatto passare per un'aggressione di delinquenti comuni. Un camion militare sovietico con dei soldati travestiti da operai ha urtato il carro coi cavalli dove il vescovo stava tornando da una visita pastorale alla sua diocesi, l'eparchia, come si definisce la diocesi in ambito uniate, e l'ha rovesciato e ha inseguito il vescovo nei campi di vicino, ha cominciato a massacrarlo a bastonate. In quel momento, del tutto casualmente, è arrivato un camion di veri operai ucraini che hanno creduto che fosse in corso un'aggressione da parte di delinquenti comuni. Sono saltati giù dal camion e hanno cominciato ad aggredire senza pietà i militari che se la sono data a gambe. A quel punto il vescovo, portato all'ospedale di Uzhgorod, per quanto malmesso, si stava riprendendo rapidamente. A quel punto Khrushchev non sapeva più che cosa fare, ha chiesto probabilmente, anzi quasi sicuramente, il permesso a Stalin di agire in maniera radicale. A quel punto l'allora laboratorio numero uno dell'MGB, non ancora KGB, che era incaricato della messa a punto dei veleni, veleni non rintracciabili, non diagnosticabili successivamente, eccetera, ma in quel caso giocavano in casa, non c'era bisogno di nulla di sofisticato, preparò la provetta, l'ampolla di curaro, sostituirono le suore che si prendevano cura in ospedale della convalescenza, della degenza del vescovo Ronja, le sostituirono con una donna agente dell'MGB che gli somministrò l'iniezione letale di curaro quella notte fra il 31 di ottobre e il 1 novembre. Quindi il vescovo Ronja fu tolto di mezzo in quel modo e fu beatificato parecchi decenni dopo da Papa Wojtyła. Per la cronaca va detto che chi in realtà era la fonte e erano le antenne sul territorio di questa operazione, di questa azione di intelligence o di trasmissione di notizie riservate dall'altra parte, erano le suore di Ronja, che tra l'altro erano in contatto, o proprio per quel motivo, erano in contatto con la moglie del locale funzionario del Partito Comunista, eppure essendo la moglie del locale capo del partito, era rimasta una credente, una fervente ruteno cattolica, e quindi collaborava con queste suore di Ronja, che erano in realtà i suoi agenti sul territorio. Esagero, ma la realtà era un po' quella. Qui vedete la suddivisione territoriale dal punto di vista religioso dell'Ucraina in senso ruteno cattolico e greco cattolico. Questa è una curiosità che potremmo. Giusto. Torno un attimo a quella prima, che non so se c'era qualcosa. No, niente, a posto così. Ah, posso aggiungere questo rispetto a quello che stavamo dicendo noi. Questi avvenimenti, questo tentativo fallito e poi portato a termine in ospedale dell'omicidio, dell'assassinio del vescovo Ronja, avvengono appunto nel 47. Nel 47, e Mirko tu lo saprai benissimo, i polacchi attuano l'operazione Vistola, proprio per tagliare, per togliere il terreno fertile sotto ai resistenti ucraini nelle zone di loro nuova competenza o loro assegnate dai sovietici, eccetera. Hanno deportato, mi sembra, 700-800 mila ucraini nelle zone nord, quelle dove avevano cacciato via i tedeschi, proprio per impedire ai residui superstiti gruppi resistenti ucraini di avere una popolazione civile che li poteva appoggiare. Questo è proprio un discorso fondamentale. Una guerriglia può sopravvivere solo se c'è un villaggio che gli dà accoglienza quando ne ha bisogno, che gli dà da mangiare quando ne hanno bisogno, che ospita i feriti quando hanno bisogno di un po' di convalescenza, che li nasconde. Deportati tutti gli ucraini da quella zona, effettivamente è una zona importante, la resistenza non aveva il mare in cui l'acqua in cui nuotano i pesci.
C'è da dire riguardo a quel discorso del rapporto problematico, ma per fortuna non univoco, tra polacchi e ucraini, che qualche anno fa, non so chi era allora, il primo ministro polacco, in un incontro ufficiale ha riconosciuto che quella operazione Vistola è stata una crudeltà, insomma, ha fatto ammenda di qualcosa che adesso vedevano come qualcosa che era ingiusto avvenisse, perché come al solito chi ci va di mezzo, le vittime erano assolutamente innocenti, deportate in massa, eccetera. Andiamo giù, l'Ucraina di oggi, va bene, va bene. Ecco, qui andiamo, le cose che accennava Mirko prima. Roman Šuškevič era il più importante, più carismatico fra i leader dell'UPA, cioè del braccio armato sul territorio degli ultranazionalisti ucraini, e fu coinvolto in azioni che possono essere definite crimini di guerra, massacri indiscriminati. Era uno che tra l'altro era riuscito ad andare qualche volta in Occidente per poi rientrare in patria anche dopo la guerra, per avere dei contatti anche di tipo politico operativo con i vertici che risiedevano in Occidente. Questa è una foto del 43. La sua vita finì il 5 marzo del 50, quando presso Leopoli ci fu un agguato delle forze di sicurezza del KGB. Forse nel 50 non era ancora KGB, ma in ogni caso la sua guardia del corpo era costituita esclusivamente da donne, se può essere come una curiosità, e una volta ucciso lui, che era il più carismatico, il morale delle residue unità di guerriglia ucraine crollò. Ci fu certo un sostituto, un rimpiazzo, che vedremo dopo, Vasil Kuk, se vogliamo andare a vederlo. Ecco, qui una foto del tempo di guerra. Fu l'ultimo comandante dell'UPA. Poi fu catturato anche lui nel 54, se si può dire per sua fortuna, perché non credo se la sia passata molto bene, se l'è cavata con un periodo enorme di galera. È uscito proprio in corrispondenza del dissolvimento dell'Unione Sovietica, quindi ha avuto la fortuna, qui lo vedete ormai anziano, gli ultimissimi anni della sua vita è riuscito a passarli in un'Ucraina ormai indipendente ed ha, se vogliamo vederla in questo modo, ha avuto la fortuna di morire prima che potesse vedere quest'ultimo scempio che sta subendo l'Ucraina. Non siamo andati troppo in dettaglio su quello che è successo tra la fine degli anni 20 e la metà degli anni 30 in Ucraina con la carestia provocata, ma non c'è dubbio che lo sterminio per fame determinato da Stalin per piegare da un lato e punire dall'altro i riottosi contadini ucraini, un po' di benzina al fuoco dell'indipendentismo, dell'estremismo indipendentista ucraino l'abbia dato. Lo Skymaster era, diciamo, il quadrimotore da trasporto più usato dagli americani all'epoca per le lunghe distanze, il C-47 Dakota per le distanze più brevi, come nel nostro caso i nostri che vedremo poi in Albania, che decollavano da Roma, da Centocelle, per loro era sufficiente un C-47 Dakota, un DC-3 per intenderci, su distanze più lunghe come quelle per andare in Ucraina, eccetera, fare andata e ritorno senza scalo, no, ci voleva qualcosa di più. Lo Skymaster era l'aereo per elezione dedicato a quello. Andiamo pure avanti. Ecco, qui c'è una serie di immagini, se vogliamo possiamo scrollare senza problemi. No, dilunghiamoci, tanto c'è ancora mezz'ora, dai. Ok, tutta la diciamo calma. Che noi questa sera ci siamo concentrati, ci concentreremo ancora, vedremo poi il dulcis in fundo che ci riguarda un po' di più dell'Albania, sugli inserimenti di persone e sul rifornimento, sull'attivazione di movimenti o supposti movimenti di guerriglia o di dissidenza. Però una gran parte delle missioni, parlo di missioni aeree, soprattutto in questo decennio, tra 1945 e 1955, era una missione di ricognizione, proprio perché non si sapeva niente, più si sapeva e meglio era, più o meno rischiose, più o meno oltre o al di qua della linea di confine, i rischi erano grossi, e di guerra psicologica. Prima che Radio Europa Libera e Radio Liberty prendessero in carico con le loro emissioni via radio la
propaganda e i radiogiornali di produzione occidentale, la propaganda era affidata in buona parte al lancio di manifestini che avvenivano anche questi per via aerea. Per cui in gran parte ricognizione, spionaggio elettronico, se si può dire, in parte le missioni che venivano definite guerra psicologica, avevano una componente aerea che per forza di cose era notevolissima dal punto di vista numerico e non partiva soltanto dalla Germania, insomma. Andiamo avanti. Quasi tutti li vedrete con colorazioni, in buona parte colorazioni scure, nere, per poter diciamo, passare più inosservati di notte. Ecco, uno di questi aerei, il Privateer, non è altro che la versione da pattugliamento marittimo del B-24 Liberator. E uno degli incidenti fu che uno di questi fu perso sul Baltico l'8 aprile del 50. Anche un aereo svedese fu perso sul Baltico. Ci furono delle perdite non trascurabili, non necessariamente per azione nemica, non necessariamente, però dato che erano in parte missioni che non dovevano esserci, non erano cose che finivano sulla stampa, se non nel caso in cui qualche giornalista generico ne venisse a conoscenza. A quel punto lo scoop era troppo ghiotto per poter essere ignorato, ci mancherebbe. Quindi c'era tutta questa serie di operazioni aeree, ecco, e anche qui andremo poi a vedere i 5 di Cambridge, eccetera. Però, se pensate soprattutto all'Albania, ma non solo, certo, i traditori, assolutamente, tutto questo era destinato al fallimento, ma se ci pensate, di notte, perché queste cose avvenivano normalmente di notte, un aereo diretto verso l'interno di un paese come l'Albania o l'Estonia di allora, ma che cosa poteva mai essere? Anche il più stupido delle guardie di frontiera avrebbe dato l'allarme. Non eravamo sui cieli di Heathrow, l'aeroporto più affollato d'Europa, se non del mondo. Lì non è che vola molta roba, siamo di notte, c'è un aereo che viene da fuori ed è diretto verso l'interno, ma chissà cosa potrà mai essere, insomma. Poi basso, capito? Una grossolana sottovalutazione delle capacità di sorveglianza dell'avversario, insomma. Avanti. Probabilmente era meglio se era camuffato da aereo civile o postale di quel paese, no? C'era più. Ma infatti in qualche caso ci fu qualche tentativo col corridoio aereo di Berlino di camuffare, ma erano fatti in modo abbastanza ingenuo e poi comunque. No, io mi ricordo perché i tedeschi negli anni 20, per allenarsi, no, diciamo, addestrarsi con gli aerei, anche al bombardamento, avevano fatto degli strani aerei postali che in caso di guerra, siccome avevano le botole sotto, si potevano trasformare in bombardieri. Beh sì, tutto sommato, oddio, vabbè, questo è un caso un po' di... Lo U-52 era nato come bombardiere pesante, ma poi in realtà venduto come trasporto fino alla vigilia della guerra, insomma. Anche qua, questo ho citato per correttezza, che viene dalla base di Kadena, ma in Giappone, sull'isola di Okinawa, ma non era solo lì, questa è una foto buona che viene da lì, ma questo tipo di aerei con questo tipo di mimetizzazione erano utilizzati anche nei nostri teatri. Anche questo, da pattugliamento marittimo, ho trovato questa foto che era di base nelle Filippine, ma era uno degli aerei tipici, essendo un anfibio, tra l'altro, come un Canadair, per dire, tra l'altro, tragica attualità di cronaca, tra l'altro, era un altro degli aerei utilizzati per le ricognizioni. Devo dire che mentre le inserzioni di personale per queste missioni di sovversione a lunga durata sono state quasi sempre un disastro, invece le operazioni di intelligence, cioè di raccolta dati, ricognizione, intercettazione radio, identificazione bersagli, quelle invece sono state quasi sempre coronate da successo, perché la qualità tecnica del materiale occidentale, l'addestramento del personale, la superiorità tecnologica, eccetera, beh no, lì aveva garantito degli ottimi risultati, insomma. Anche qui un B-17 convertito in RB-17 da ricognizione, anche questo qua a Wiesbaden, che era non l'unica, ma la base principale. Ancora oggi comunque il grosso del supporto occidentale agli ucraini parte da Ramstein, parte dalla Germania, quindi la base d'appoggio rimane più o meno sempre lì. Sì, infatti un grosso ruolo
come centro di addestramento e formazione, ebbe la base aerea di Willus a Tripoli, da dove poi venivano distaccati in Europa, ma lì in tutta tranquillità, in una Libia che allora non era indipendente, in un ex in aeroporto che era un ex autodromo fatto dagli italiani. The Cambridge Five è una storia che ormai è abbastanza famosa. Tutte queste operazioni, uno dei motivi, alcuni ne abbiamo già evidenziati, una situazione generale che non era quella che si pensava o non era quella che si voleva fosse, sottovalutazione della capacità dell'avversario, tra l'altro appunto in paesi in particolare come l'Albania, ma non solo, c'erano dei regimi che erano figli di una dura resistenza clandestina contro un occupante tedesco oppure contro un regime repressivo di segno opposto che c'era al governo prima, che avevano imparato sulla loro pelle la dura legge della guerriglia contro guerriglia, infiltrazione, quindi era gente che era maturata professionalmente combattendo questo tipo di guerra, non erano degli sprovveduti nell'individuare degli infiltrati, nel sapere come fare per cautelarsi da certe cose, quindi non erano degli ingenui. In particolare però in questo caso, The Cambridge Five, vedo, ho il nero sull'immagine. Aspetta, eccoci. Ok. Qua vedete semplicemente il più famoso, Kim Philby. I cinque di Cambridge, cioè cinque infiltrati ad altissimo livello nello spionaggio inglese, che in realtà erano degli agenti doppi russi. Philby, Burgess e McLean sono i tre più famosi, ma poi vedremo anche gli altri. Breve excursus. Nel 1820, nell'Università di Cambridge, in quell'universo che è l'Università di Cambridge, che è composto da Trinity College, Queen's College, insomma, si era formata una società segreta chiamata la Conversazione Society, usando proprio la parola italiana, Conversazione Society, era costituita da quelli che si ritenevano, per loro determinazione personale, si ritenevano elementi più brillanti dell'Università di Cambridge, questi studenti. Si chiamavano tra loro gli apostoli perché almeno i fondatori iniziali erano 12 come gli apostoli di Gesù Cristo. Si entrava solo per cooptazione, cioè loro, quando poi si poneva il problema, gli anziani si laureavano e lasciavano l'università, di ricostituire il gruppo, quindi loro facevano una costante opera di scouting per vedere chi, secondo loro, era alla loro altezza per poter essere chiamato a far parte di questa elite di autoreferenziale che si riteneva il coacervo delle menti più brillanti dell'Università di Cambridge. Per tutta una serie di motivi, tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, il gruppo di allora aveva un credo, non tutti, ma la maggior parte, comunista, marxista-leninista, la maggior parte, ma non tutti, erano gay, e quindi questa compresenza e contemporaneità di inclinazioni di carattere personale e di convinzioni ideologiche fece sì che questi praticamente in gruppo, in blocco, decidessero che la vera patria da servire fosse un'altra patria che loro identificarono nell'Unione Sovietica. Quindi questi perseguirono le loro carriere nelle strutture governative britanniche come se niente fosse, loro facevano parte di quel patriziato inglese che faceva carriera nelle strutture governative. Ora, voi pensate che quindi questi tutti, in particolare Philby, Burgess e McLean, la carriera la fecero nei servizi segreti. Cairncross e Blunt durante la guerra erano nei servizi segreti, ma poi proseguirono comunque nelle alte sfere delle strutture governative o comunque pubbliche britanniche. Philby in particolare fu, dopo la guerra, a Washington a fare da ufficiale di collegamento britannico per le operazioni congiunte anglo-americane. Quindi lui era nella posizione per poter passare, per poter spifferare ai suoi veri datori di lavoro, che erano i servizi segreti sovietici, non solo le operazioni britanniche, ma anche le operazioni americane decise congiuntamente con i britannici, le operazioni congiunte. In questo caso si può dire che gli inglesi sono caduti nella trappola dei loro pilastri culturali di base che li avevano fatti grandi, cioè i pilastri che avevano portato l'impero inglese a essere quello che era, in quel caso furono alla base del disastro, perché anche quando gli americani
si resero conto e dissero a Nigri: guardate che qui c'è qualcosa che non va, qua c'è un'infiltrazione ad alto livello, non può esistere che questi vengano mandati regolarmente al massacro, perché c'è qualcuno che li aspetta, qualcuno deve passare l'informazione. Ma gli inglesi per tanto tempo ignorarono l'evidenza dei fatti, perché per un inglese dell'epoca, chiaramente non generalizziamo, ma il bias culturale era: un gentiluomo non mente, tantomeno un gentiluomo può pensare di tradire la patria. E quindi, finché non ci sono stati poi i transfughi sovietici, disertori dello spionaggio, i defectors dello spionaggio sovietico, hanno detto: guardate, c'è questo tizio, non so come si chiama, ma nome in codice X, che ci passa le informazioni, beh, lì poi era facile stringere il cerchio. Burgess e McLean sparirono nel 1951 e riapparvero una settimana dopo circa in Unione Sovietica. Quindi, e siccome era gente di alto livello, lo scandalo fu enorme. Ferbi, che era il più importante, il più pericoloso, fu messo da parte, ma non gli si fece nulla, cioè semplicemente lo si tolse da quelle posizioni di responsabilità senza procedere davvero nei suoi confronti, finché anche lui nel 63, quindi oltre un decennio dopo, sparì per ricomparire in Unione Sovietica, dove ovviamente fu un alto, fino alla fine, fino al pensionamento, fu un altissimo grado del KGB. Blunt, Anthony Blunt, che è quello che abbiamo visto prima, era stato nell'MI, nei servizi segreti britannici durante la guerra. Ma dopo la guerra fu per tutta la sua vita professionale il consigliere artistico per l'arte della regina Elisabetta per decenni. Quindi, quando fu identificato lui come il quarto uomo, lo scandalo che una persona così vicina a Sua Maestà Britannica fosse stato in realtà da sempre un agente doppio al soldo dei sovietici. Meglio nasconderlo. Esatto. Fece dire che, ok, firmi completa confessione e ci racconti tutto quello che hai fatto. Ti mettiamo, perché ormai sei individuato, nelle condizioni di non nuocere, ma non ti facciamo niente perché lo scandalo sarebbe troppo grosso. Infatti venne fuori molto tempo dopo. Ancora di più John Cairncross, che era il quinto uomo del gruppo, venne fuori, in realtà la sua storia venne resa pubblica solo nel 79. Il 5 della mano di Dio, no? Si può dire chiaramente. Non erano chiaramente gli unici, ma erano quelli che facevano parte di un gruppo, di un cosiddetto ring unitario, gestito da un agente del KGB che gestiva questo gruppo di 5, ed era a questo livello, cioè gente del livello di Ferbi. Cioè, per nostra fortuna in Italia non è mai successo, cioè abbiamo avuto traditori, doppio giochisti, ancora recentemente quel capitano di corvetta, quell'ex radarista su una fregata che ha passato per 15.000 euro. Qui ci chiedono perché spesso, cioè perché usano termini italiani. Beh, perché allora, comunque in Inghilterra, in America, spesso, per esempio, I'm going to eat with the appropriate gusto, a parte che lo dicono male, sarebbe gusto, perché ogni tanto gli piace usare, insomma, dei termini nostri. Diciamo che il termine italiano era in voga, c'era Anthony Blunt, che prima di essere nell'università di Cambridge era in un'altra università, adesso mi sfugge, e lì aveva fatto parte di un'altra società segreta locale che si chiamava Amici, col termine italiano, per cui andava di moda. Ma in particolare Conversazione Society, nell'Inghilterra di allora, conversazione, usare il termine italiano, era una cosa più complessa, cioè aveva assunto un significato di scambio di idee e di scambio. Era anche un po' alto, perché comunque livello, non era semplicemente questa gente fra due amici, ecco. Si rifà a Machiavelli, all'opera, alla musica, no? Quindi sì, il fatto di pensare che in epoca così un po' recente, come poteva essere il francese, no? Nell'Ottocento, certo, che era la lingua di corte anche in Russia. Lo stesso è l'italiano. se uno ha la voglia di leggersi Guerra e Pace, vede che è soltanto a due terzi del libro che Tolstoi la smette di rompere le scatole col francese, con l'inglese, col tedesco, e si mette a parlare. Quindi il traduttore può concentrarsi sull'italiano. Va bene. Ah, ecco, scusa, ma guarda, prima che racconti questo, volevo raccontarvi una piccola storia che pochi conoscono. Nel 49 viene invitato in Inghilterra l'ambasciatore russo, no? Si incontra con l'ambasciatore inglese e i russi erano molto interessati ai motori a getto Rolls-Royce, ok?
se non fosse che hanno un po' di problemi perché loro avevano delle versioni copiate dei motori Yumo, no? Delle M2S2, queste cose qui, perché non sapevano bene come ottenere le leghe ad alta resistenza, no? Allora li portano alla visita della fabbrica dei motori Rolls-Royce. Se non fosse che questo ambasciatore si porta con sé due strani figuri che vengono con gli stivali. Ma che stivali erano? Erano degli stivali con una suola fatta in un certo modo, molto spugnosa, molto assorbente, dove praticamente mentre camminavano vicino alla fabbrica li facevano vedere i loro pestavano bene bene queste limature, perché poi volevano a casa fare l'analisi per capire come gli inglesi producono le varie cose. Se non fosse che l'ambasciatore inglese decide di scommettersi due motori Rolls Royce a una partita a biliardo con l'ambasciatore russo e lo perde. Quindi un paio di anni dopo manderanno due motori Rolls Royce in Russia. Beh, sappiate, i MiG-15 sono stati fatti con quei motori che creeranno enormi problemi, la famosa MiG Alley, no? Poi nella guerra di Corea. Se non era per i motori Rolls Royce, i MiG-15 avrebbero usato dei motori molto, ma molto inferiori. Correggimi se sbaglio, perché a sto punto vado a memoria. Per caso, se ti ricordi, erano i Rolls Royce Nene? Mi pare, erano le prime versioni subito dopo quelle del, com'è che si chiamava? Il primo jet che hanno prodotto gli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio i primi. Devo andarmi a rileggere il libro di Whittle. No, vabbè, ma era solo una curiosità. Ma questi tentativi di spionaggio tecnologico, un po' così rustico, in effetti ci sono sempre stati. Allora, restando in ambito professionale e non faccio nomi... Bravo, i Meteor, ecco. Era una variante del Meteor che poi verrà utilizzato dopo per altre cose, tipo il Vampire e altre cose. Ricordo, nell'ambito dell'elettrodomestico c'era un mio ex collega che aveva un suo collega dell'ufficio tecnico che si faceva apposta chiudere dentro alle fiere dopo l'orario di chiusura, quindi si richiudeva nel proprio stand, si faceva chiudere dentro con la chiave per poter poi di notte tirare via, come i russi adesso cercano di prendere i microchip dalle lavatrici, insomma, esagero, però è una cosa non così insolita. Sì. Comunque sì, guarda, ho controllato ora, ricordavi bene, Rolls Royce Nene. Ah, il Nene, ok, mi sembrava di ricordare. È il Nene, che loro hanno fatto la variante, il Klimov VK1. Comunque la storia è questa, cioè sono delle storie assurde. Oddio, devo dire la verità, sia a livello... No, non l'hanno licenziato l'ambasciatore, perché in quell'epoca gli inglesi, bene o male, tentavano di mostrare gesti di amicizia verso la Russia, cioè non c'era ancora una tensione così elevata, stiamo parlando di fine anni 40, inizio anni 50, c'erano dei piccoli atti di distensione. Poi il fatto che l'abbia persa una partita a biliardo è ridicolo, eh? Onestamente, probabilmente se i russi l'avessero richiesto ufficialmente gliel'avrebbero dato, perché se gliel'hanno dato così, insomma. Sì, ma immagino che una specie di nulla osta l'abbiano avuto, altrimenti che ti giochi il motore a biliardo, ti giochi l'aperitivo, casomai. Se vuoi ti giochi tua moglie, ma non il motore di sua maestà. Solo un piccolo richiamo prima, mi è venuto in mente sull'Ucraina, su gente coinvolta in crimini di guerra, eccetera. Ne abbiamo parlato anche a Montecuccolo, ecco. Harry Rositz, che è stato per alcuni anni l'agente della CIA, coordinatore delle operazioni aeree, che abbiamo visto, lui era a Monaco di Baviera, ha dichiarato, dice, non c'è dubbio che la CIA in quegli anni si fece prendere la mano, ogni tanto reclutando anche veramente della brutta gente. Però, insisto, vedendo i rapporti della CIA, gli scambi di corrispondenze, di messaggi fra interni alla CIA, c'era una procedura, i candidati non americani, cioè sostanzialmente i tedeschi o gente dell'est come gli ucraini, che dovevano essere coinvolti come agenti, fonti informative, addestratori o quello che fosse, erano sottoposti a uno screening proprio per evitare di prendere gente che avesse la coscienza sporca come crimini di guerra. Molto spesso queste cose venivano fuori dopo e sentivi, vedevi, questo diceva, ma scusate, è venuto fuori che questo è stato responsabile dei crimini di guerra, ma questo non era stato sottoposto allo screening. Dice, sì, l'aveva passato, era pulito, questa cosa qui l'abbiamo saputa solo adesso. E questo poi
non implica che in diversi casi comunque gli americani, anche sapendolo prima, hanno deciso quella volta di girare la testa dall'altra parte perché non avevano alternative. Però no, ma poi c'è tutto un periodo negli anni 50 di... Il tema era sul tavolo, non era ignorato, pigliamo un docoio coio, come dicono i romani, basta che... no, il tema c'era e addirittura, e questa è una cosa che ho visto solo recentemente, c'è stata una che ho saputo io, ce ne sono state anche altre, un'inchiesta interna, un capo della CIA locale in Germania sollecitava un'inchiesta per brutal interrogation, cioè c'erano degli agenti infiltrati da questa parte, cecoslovacchi, che erano stati arrestati, sottoposti a interrogatorio da cecoslovacchi nostri, cioè occidentali e da nostri, e qui diceva, guarda, mi viene riferito che è stata usata la mano pesante, troppo pesante, quella dobbiamo andare a fondo perché non è accettabile. Quindi insomma, che addirittura ci si facesse da parte americana degli scrupoli sul brutal interrogation, qua ci vuole un'inchiesta, significa che quantomeno si tentava di essere coerenti con qualche principio. Poi sappiamo che la pratica è molto diversa, però insomma non si può non tenerne conto in un giudizio complessivo. Andiamo invece alla parte che ci interessa di più, Dulcis in Fundo. Dipende dal periodo, tipo negli anni 50, il memorandum di Immerod, no? Quando i tedeschi decidono che dobbiamo riarmarci, il problema di, hanno detto, parlando con Eisenhower, dovete smetterla di dire che l'esercito tedesco ha queste colpe e cose varie. Quindi viene fuori il mito della Saubere Wehrmacht, cioè la Wehrmacht pulita, a cui si sono prestati degli storici, tra quelli dell'Art ed altri, in cui praticamente il soldato tedesco viene dipinto come un cavaliere senza macchie, senza, fra l'altro alcuni sono anche storici che si fanno Carl Schmitt, che in realtà c'ha un altro nome in inglese perché si tentavano di nascondere, perché si doveva dare tutta la colpa all'Einsatzgruppe, all'SS eccetera, perché si doveva far digerire all'Europa il riarmo tedesco. Quindi ci troveremo nella Luftwaffe, ci troveremo per esempio Galland, ci troveremo vecchi assi, vecchi personaggi nazisti, eccetera, anche nell'esercito, che si sono rivenduti poi negli anni 50. E sapevamo benissimo quello che avevano fatto, quindi dipende molto da periodo a periodo, da convenienza a convenienza. No, infatti, o da quanto certe cose fossero finite poi sotto l'occhio del pubblico oppure no, insomma. Albania. Allora, la premessa qui è che in particolare un cattedratico, un professorone britannico, aveva convinto, come anche in altri casi altri diciamo studiosi, avevano convinto i vertici dell'intelligence britannica e americana che il potere comunista di Enver Hoxha sull'Albania fosse traballante, per cui sarebbe bastato poco per farlo cadere. A quel punto il gioco, soprattutto il ragionamento inglese, fu l'Albania adesso è isolata perché con la lite fra Tito e l'Unione Sovietica l'Albania è totalmente isolata, circondata dalla Jugoslavia da nord e a est e a sud della Grecia che è nostra e farà parte della NATO. Quindi se riusciamo a ribaltare la situazione politica in Albania, che ci viene descritta così traballante, così marcia, che basta poco per buttarlo giù, avremmo fatto un bel colpo perché metteremo al sicuro l'Adriatico dal rischio di poter essere bloccato al canale d'Otranto da questo bubbone filo sovietico piazzato lì. Se viceversa dovesse andare male, beh, non avremmo perso poi molto. Quindi vale la pena tentare. A questo punto il tentativo fu triforcuto, cioè da un lato gli americani che partendo da Atene, sempre con piloti polacchi, quello che avete visto prima un attimo di sfuggita era Rudkowski, che ecco qua, Roman Rudkowski era il capo del gruppo di piloti polacchi che partiva da Atene e paracadutava i dissidenti ribelli albanesi nelle varie zone dell'Albania.
Gli inglesi, viceversa, lo vedremo poi nelle loro tradizioni, infiltreranno via mare su un caicco greco, noleggiato per l'occasione, lo Stormy Seas. Qui vedete alcuni degli ufficiali del SOE inglese, lo Special Operation Executive del tempo di guerra, che si erano fatti le ossa, tra l'altro, erano maturati professionalmente appoggiando i partigiani albanesi in funzione antitedesca e anti-italiana nel periodo dell'occupazione italo-italiana e poi italo-tedesca dell'Albania, e poi dopo il settembre del 43 solo tedesca. Quindi questi sì, li possiamo saltare. Il punto è che anche qui Harold Perkins, un altro SOE, e poi del SIS, come ufficialmente noto l'MI6 in Grecia per la sovversione albanese. Allora, l'operazione, confermiamoci un attimo qui, l'operazione inglese si chiamava Valuable, mentre l'operazione di sovversione lato americano si chiamava BG Find. Quella italiana non so se avesse un nome, ma non ha importanza perché tanto abbiamo fatto la nostra parte lo stesso. La parte inglese, cioè la Valuable, contava su dei volontari che si chiamavano, erano chiamati Pixies, cioè i folletti, ed erano addestrati a Fort Bingemma a Malta. Fort Bingemma, adesso l'avete visto nelle foto, un po' diroccato, ma era un po' la sede loro, dove era stato ricavato anche in quel fossato, in quel vallone, un poligono di tiro, dove si arrelavano al tiro con le armi da fuoco, e con questo motoveliero, questo caicco, partivano da Malta. Ecco, qui vedete ancora un'immagine di Fort Bingemma, Malta. Partivano da Malta, nel primo caso hanno fatto una tappa, uno scalo tecnico, si può dire, a Otranto. Negli altri casi non so se, ecco, questo è un gruppo di quei volontari albanesi, cosiddetti Pixies, folletti, che partivano da Malta, e poi venivano sbarcati normalmente sulla penisola di Karaburun, che è la penisola che c'è a sud di Valona, adesso un bellissimo parco nazionale. La centrale di controllo era a Cipro, ad Akrotiri, dove ancora adesso gli inglesi hanno una base, più un'altra, un terreno più piccolo vicino ad Akrotiri, sempre a Cipro. Viceversa, a Corfù avevano il centro di ascolto, intercettazione radio sulle eventuali reti di trasmissione clandestina della resistenza albanese, vera, presunta che fosse. E questa aveva sede nel castello Mimbelli, Villa Mimbelli. Voi troverete sempre gli spelling più assurdi, perché né i greci né gli inglesi sembrano apparentemente in grado di dire o scrivere Mimbelli, quindi troverete Bibelli, di tutto, ma comunque quello è, perché apparteneva alla famiglia dell'ammiraglio Mimbelli, quello che da capitano di corvetta aveva fatto il diavolo a quattro e si era coperto di gloria e di onore a Creta nel 41. Dopo la guerra ovviamente fu confiscata dalla famiglia reale greca, che lo tenne per sé, poi fu trasformato in albergo e poi ultimamente credo sia in rovina, purtroppo. Ci sono solo io? Non ti ho visto più. Mirko, mi senti? Sì, te non ci fa caso a me. Dicevo, qui a Livorno c'è Villa Mimbelli, andavo da piccolo, quindi la storia è molto legata alla marina, cose qui. Sì. Veramente di tutto in questo senso. Questo che vedete qua, Hamit Matiani, poi andremo a vedere i gruppi utilizzati dagli inglesi e dagli americani. C'erano come gruppi politici che avevano dei rifugiati in Occidente e avevano anche ancora dei contatti o dei supposti contatti là in Albania. C'era il cosiddetto blocco indipendente, che era quello del governo fantoccio italiano in Albania dal 1939. C'era il gruppo cosiddetto Legaliteti, che erano i realisti, cioè quelli fedeli o lealisti, fedeli al re Zog. E c'erano i Balisti, Bali Kombetar, che erano quelli anche più compromessi per la collaborazione con i nazisti durante la guerra. E c'erano i cosiddetti Agrari di Cresiu, che era un altro gruppo, diciamo, un po' minoritario. Le potenze occidentali pescavano in questi gruppi. James Jesus Angleton era in quel momento, nell'immediato dopoguerra, nella seconda metà degli anni 40, era in Italia come agente della non ancora CIA, e poi successivamente CIA,
di collegamento fra l'Italia e gli Stati Uniti. Aveva passato la sua infanzia in Italia perché il padre era il direttore della filiale italiana dell'NCR, la società che produceva i registratori di cassa di un tempo per i supermercati, e poi durante la guerra produceva in massa le macchine per la decretazione Enigma, e lui era appunto in Italia, quindi conosceva l'italiano e faceva questo ruolo da trade union. La Company 4000, qui vedete, è un frame che ho preso da un filmato, la Company 4000 di Albanese in Germania era l'unità operativa degli americani, cioè gli americani con una specie di manuale Cencelli facevano attenzione che la Company 4000, gli albanesi da cui prelevavano quelli che dovevano andare ad Atene e partire e farsi paracadutare in Albania, era costituita per 2/5 dalla fazione politica balista dei Balli Kombetar, 2/5 legaliteti, i fedeli al re, e 1/5 gli agrari di Cresiu. Gli inglesi prediligevano per ovvie ragioni i monarchici della legaliteti, essendo monarchici loro come inglesi, e poi il fatto di avere a che fare con i balisti, che erano compromessi con i nazisti, non gli andava mica tanto. Gli italiani erano legati esclusivamente al loro gruppo che aveva il nucleo degli infiltrati padri nobili a Roma. Qua un'altra foto di membri della compagnia 4000 di infiltrati albanesi in carico agli americani. Ecco qua. Qua vedete dove... L'impeli. Esatto, esatto. Qui un altro, qui ancora un'altra cosa. Ma hanno il problema con le doppie. Questo l'ho riscontrato anche su Mussolini, no? Mussolini, lo leggono... sempre sì, corto. Le consonanti doppie per un non italiano sono difficili. Non parliamo poi degli accenti, la differenza fra grave e acuto per un non latino è quasi incomprensibile. Diciamo che qui tutte le operazioni prima o poi finirono con un disastro. Dovete pensare questo. Nell'Albania di allora, circondata, qui adesso vedete la situazione di adesso, Kosovo, Macedonia, allora era tutta Jugoslavia e la Grecia sotto, c'erano alla frontiera passaggi sempre di pastori con le loro greggi per la transumanza, contrabbandieri che andavano e venivano, schermaglie di frontiera fra pattuglie di guardie di frontiera greche, eccetera, e quindi in tutto questo movimento che già c'era da prima e da sempre, il contadino medio albanese si vedeva arrivare gente infiltrata dagli inglesi, gente infiltrata dagli americani, gente infiltrata dagli italiani, senza avere contezza di questi, ma che cosa vogliono? Agiscono coordinatamente o ognuno per conto proprio? E poi soprattutto qual è lo scopo? Questi erano tutti, soprattutto quelli, alcuni della legalitetti, ma anche i nostri blocco indipendenti, erano molto coraggiosi e devoti alla causa singolarmente, ma il contadino albanese poteva non essergli assolutamente simpatico il regime comunista di Oxa, soprattutto allora, ma diceva se l'alternativa è tornare ai proprietari terrieri, al medioevo che avevamo prima, con Red Zog, gli agrari, eccetera, allora sto dove sto. Anche qui c'era... Dice, il messaggio cos'è? Restauro un'epoca che tutta l'Europa giudica il medioevo? No, allora male per male sto dove sto. Sì, qui si parla addirittura di intelligence indonesiana. Cioè, queste ultime slide sono degli esempi che ho voluto proiettare per dare un'idea anzi la fonte più importante, cioè i file dei segretati della CIA. In questo, quello che per me è più interessante è sempre il daily log, quello che possiamo definire il rapportino della mattina, quello che chiamerei il mattinale del direttore della CIA, cioè quello che la CIA vede, il direttore della CIA vedeva allora sul suo tavolo ogni mattina, che gli descriveva quello che era successo o quello che si era saputo nelle 24 ore precedenti. Qua quello che vedete, per esempio, questo è del 15 ottobre del 51, per ogni giorno ci sono pagine e pagine di queste cose, riporta di un processo di agenti di spie straniere in Albania, Radio Tirana, e descrive queste dichiarazioni attribuite all'unico superstite di un team di inserimento congiunto fra l'OSO e lo spionaggio, l'intelligence navale italiana. Allora l'OSO e l'OSC
erano due unità di operazioni clandestine americane, non erano ancora state riunite, nel 51 stavano per, non erano ancora state riunite e confluite sotto la CIA come un'unica entità. I responsabili di queste due unità, Richard Helms, che poi negli anni 60 divenne direttore della CIA, e Frank Wisner, che pure un alto funzionario poi è andato in depressione e si è suicidato negli anni 60, si contendevano il bacino di reclutamento, tra l'altro, degli ucraini. Dicevano, no, questo, io ho il diritto di prelazione su questo, no, sono arrivato prima io, no, cosa, mi prosciughi il fiume da cui io devo pescare. Litigavano praticamente tutti i giorni. L'OSU era una di queste due unità. E questa viene presentata come un'operazione congiunta, OSO, Italian Naval Intelligence. Quello che può sembrare... non è stata spazzata via nel dicembre del 50. Infatti, esatto, wiped out, proprio senza pietà. Quello che può sembrare strano, vedete anche in altre entries che Mirko poi vi farà vedere dopo, se uno sa a che cosa erano ridotti i servizi SEOS di singola forza armata nostri, quindi poco più che sicurezza delle installazioni, fotointerpretazione, può portare a pensare che questi americani credono che tutti abbiano la loro organizzazione e i loro mezzi. Spionaggio navale, il SIFAR allora sì, può essere, ma lo spionaggio navale in realtà... Allora erano ancora in servizio agenti, funzionari, ufficiali del servizio segreto, non solo, ma in particolare del servizio segreto della Marina del tempo di guerra, che per loro formazione avevano la mentalità e la capacità, la forma mentis, per pianificare e condurre a compimento operazioni di intelligence e di sabotaggio a largo raggio. Per cui non era una questione di budget, era questione di avere gente che... era abituata, perché solo pochi anni prima in guerra aveva veramente fatto queste cose, quindi non è una incomprensione americana, è quello che allora era la verità. Qui vedete una cosa interessante di un debriefing di un transfuga, di un agente dell'intelligence che interroga un transfuga ungherese, uno scienziato atomico. Se vedete poi nelle righe sotto, vedete che questo agente italiano è a sua volta un ex ungherese che è fuggito da noi per mettersi al nostro servizio, e dice che l'ungherese non ne vuole sapere di essere in contatto con gli americani, voleva parlare con noi, le cose sono svolte come interrogatorio in Svizzera, però ciò malgrado questo agente italiano di origine, di nazionalità ungherese, informato e con il consenso dei vertici dell'intelligence italiana, ha detto comunque era il caso di informare gli americani di questa situazione. E qui vedete di fianco Action, che cosa fare e che cosa non fare, perché è sistemata anche un po' aziendalmente. Subject, il soggetto, Action, se c'è un'azione da fare, che cosa è il caso di fare. Quella successiva è ancora più interessante, se volete. Una rete di 50 agenti imbarcati su vari mercantili è stata stabilita dagli italiani per la sorveglianza di navali nel Mar Nero. Come tutti sapete, anche nella Guerra Fredda... Sarà mica la Sebastopoli. I traffici mercantili nel Mar Nero, Sebastopoli, Odessa, ovviamente... No, dico, lo sai la storia della Sebastopoli, si vocifera, danneggiata da ex... Ecco quella per me, Modesto, rientra nel discorso delle leggende metropolitane. Però, sì, per carità, io la dico sempre, no? Però è una leggenda. Però appunto il fatto aspetta, la spiego perché sennò non si capisce. Vai. Allora, la Sebastopoli era una nave. T'ho perso, sei bloccato, t'ho perso. A manutenzione interna, eccetera. Si vocifera ormai praticamente da allora che sia stata un'operazione di sabotaggio italiano, insomma. Una vendetta, diciamo, insomma. È qualcosa che a qualcuno di noi farebbe tanto piacere che fosse andata così, però davvero, ma penso proprio si possa rubricarlo a wishful thinking di qualcosa che è stato. Ci sarebbe tanto piaciuto che ci fossimo stati noi dietro a quello, tenuto conto degli standard di sicurezza nel munizionamento russo e sovietico, eccetera, e soprattutto della situazione politica italiana di allora,
tenderei proprio a rubricarlo sotto, sotto la, la, la... Sì, ho notato, c'era un attimo di lag. Allora sì, no, dicevo, non so dove sono rimasto, comunque per dire, non era la prima volta che noi facevamo quel genere di azioni, c'è stato anche il discorso della Viribus Unitis, che stava passando dall'impero austro-ungarico alla Jugoslavia, so, ci sono un po' di storie strane. Lì era il 3 novembre, formalmente eravamo ancora in guerra, insomma, ecco. Perché poi l'abbiamo fatto per evitare che finisse in mano alla Jugoslavia, più che per mettere in ginocchio un'Austria che ormai era in offensiva, può essere, però lì eravamo formalmente ancora in guerra. Qua era un periodo in cui una cosa del genere... Sì, è un po' strano. Non avremmo potuto farla di nostra iniziativa. Ecco, qua invece queste ultime due, non ne ho aggiunte altre, ma dà un'idea. Queste ultime due sono praticamente due pezzi consecutivi della trascrizione del verbale di un processo svolto a Tirana di un altro gruppo di agenti paracadutati che venivano dall'Italia. E questi raccontano per filo e per segno la trafila. Bari, c'è un errore, dicono Bitanto, ovviamente è Bitonto, carabinieri, quanto è durato il corso. Nella pagina successiva viene anche citato il nome dell'istruttore radio e del fatto che avevano fatto anche un corso di paracadutismo in Italia. Viene citato questo tale Couri Marinetti ed è evidente che, dando pure per scontato che gli abbia dato un nome di copertura, Marinetti è un cognome italiano, non diffusissimo ma abbastanza diffuso, ma Couri, proprio come nome di battesimo, non esiste. È ovvio che o sono gli albanesi che hanno capito male, o il trascrittore della CIA ha capito male, c'è qualcosa che non va. Parlano di una zona vicino a Roma che loro chiamano Frascetto. Io ho provato a indovinare che possa essere Frascati, però questi sono errori del tutto scusabili. La sostanza è proprio il fatto che questi descrivono per filo e per segno la trafila del loro reclutamento. I padri nobili del movimento che erano a Roma, che vanno ad incontrarli, si accordano per cosa fare, cosa non fare, e alla fine poi il campo d'addestramento, i carabinieri occupati dalla security, eccetera, poi partono da Roma, da intendersi nel nostro caso con Roma Centocelle, dove i piloti però erano italiani. Noi, nel nostro caso, i C-47, dove mandavamo i nostri albanesi a essere paracadutati sopra, erano pilotati da piloti italiani. La nostra scelta era quella. Quello che avete visto prima sopra Hamid Matiani era l'ultimo leader che una volta preso alla fine del 53, pur avendo un sesto senso formidabile per i pericoli, infatti è quello che è durato di più, alla fine è stato preso impiccato nel 54, anche lì il più carismatico dei guerriglieri ancora esistenti, morto lui, il morale dei pochi altri è crollato. Tutte queste operazioni sono finite in tutti morto il pastore e le pecore si dileguano. Nel 55-56 anche in Ucraina era tutto finito. Ci si può domandare come mai, anche di fronte all'evidente inutilità, all'evidente mancanza di risultati, queste cose continuassero. E c'era, ne abbiamo parlato anche a Montecuco, l'approccio aziendale del se tu ufficiale dei servizi pianifichi 10 missioni e le porti a termine in qualche modo sei bravo, se ne pianifichi 20 sei molto bravo e magari fai più carriera. Oppure scollamento tra il vertice politico che pretendeva risultati a prescindere, affari vostri come lo fate, quindi costi quello che costi, le pedine spendibili non sono nostre, proviamoci, semplifico eccessivamente, non è che la gente lì credesse di stare giocando, però la cosa base era quella che da un punto di vista oggettivo per il quadro generale della situazione non avevano prospettive di successo queste operazioni di sovversione politica dei regimi, per la situazione che c'era allora, non perché a quelle popolazioni fossero particolarmente simpatici quei regimi o quel regime o quella popolazione occupante che colonizzava culturalmente, linguisticamente la zona, eccetera, ma era perché quello che c'era in gioco non valeva la candela. Gli ungheresi che ci hanno provato, si è visto la fine che hanno fatto, perché alla prova dei fatti nessuno ha mosso un dito. Dice, noi abbiamo messo sul campo migliaia di morti, la popolazione si è sollevata, ci avete lasciato soli, quindi vuol dire che anche agli altri chiedevate qualcosa
che in realtà non eravate disposti poi ad appoggiare più di tanto. I responsabili cambiano col tempo, quindi se c'è un nuovo capo dei servizi, se un nuovo case officer ed è sottoposto agli stessi specchietti per le allodole, può essere che ripeta gli stessi errori perché riparte sempre da zero. Quello esperto se n'è andato, o ha fatto carriera, o è andato in pensione. E guarda, comunque, concludiamo con questa piccola storia, no, che è abbastanza interessante, forse pochi non la conoscono, visto che parlavi di Ungheria, mi hai acceso una lampadina. Non so se conoscete la storia del T-54 che venne ispezionato dagli americani, dalle loro spie, durante la rivolta in Ungheria. Praticamente durante la rivolta in Ungheria un T-54 finì abbandonato dal suo equipaggio e gli americani ne approfittarono con delle loro spie praticamente per entrare nel carro e vedere come era fatto il T-54, e rimasero delusi perché si aspettavano che fosse molto più moderno di quello che si erano fatti. Quindi ogni tanto c'erano anche queste occasioni, no, per mettere la mano. Un altro famoso, lo sai, è quella del pilota russo che atterra in Giappone, anche lì riescono a controllare. È pieno di queste storie. Guarda, io ti ringrazio tantissimo. La presentazione l'ho messa in download, quindi disponibile per tutti, per chi vuole ripassare, prendere spunti, per andare a ricercare ancora oltre. Spero vi sia piaciuta. Sono 2 ore e 18 minuti che ne stiamo discutendo, quindi grazie tantissimo Alessandro per la tua disponibilità e per la voce. E per la voce. Stranamente, perché oggi quante ore ti sei fatto oggi? Beh, 2 ore e mezza, quasi 3 stamattina, perché poi il question time è andato avanti, sì. Ti puoi immaginare, all'infinita, in presenza, nessuno mi correva dietro, non avevo vincoli oggi, per cui... E poi è stato un bel tour de force, ringrazio tutti quanti e faccio presente che oggi io e Mirko abbiamo dovuto necessariamente fare un volo ad alta quota, ma ognuno di questi teatri, ognuna di queste operazioni ha un tesoro di storie, di suoi perché, di personaggi e strutture coinvolte che merita da solo una sessione. Ce n'è per effettivamente. Ce n'è per libri interi anche solo del periodo ucraino, solo degli anni 50, certo, in Ucraina. Certo. Quindi io, anche per variare, perché siccome sempre guerra in Ucraina, io in questo periodo ho deciso un po' di cambiare, per esempio. L'1 verrà Elia Morelli, parleremo di Cina. Il 3 verrà Cuzzelli e Giulia Pompili e parleremo dei rapporti Russia-Cina. Quindi varieremo un po', anche perché io poi il 4 sarò a Rimini, quindi sull'Ucraina credo che ne riparlerò il 5, il 6, una cosa del genere. No, infatti, quindi, come dicevi tu, non è un caso a Boston a luglio, a Montecuccolo, alla Cattolica stamattina e questa sera, questo hanno scelto dal menù perché? Perché si parlava di Ucraina. Parliamo anche d'altro, giustamente. Anche d'altro, anche un po' al lato, tanto in Ucraina ci siamo comunque finiti lo stesso. Quindi grazie a tutti, grazie, e buonanotte e alla prossima su Parabellum. Salve, buonanotte. Notte a tutti.